È Beh, morto. sì. Cosmi, tu sei un albero medievale. Beh, sì. Chi è Bessie? No, beh, staccato, sì. Paolo? Sì? Chi è Bessie? Chi è la vecchia Bessie? Non lo so, chi cazzo è Bessie? Oh my god, good old Bessie! Perché ha fatto un eco pazzesco, Infatti, spaventosissimo? che Un eco? eco. Ha fatto un eco reverso, tipo. Come funziona l'eco reverse? Ah, ecco. Sono un po' raffreddato in questi giorni, Bloody. No, in realtà era semplicemente un effetto. Ma secondo te non l'ho capito, testa di merda. Cioè, ora via, ma può essere mai, ho capito, sono cretino, però te così tanto. Vai, Alede. Ah. Va bene. Ok. Ma con Fruity Loops tutto questo con la console Mimmo Sì, Marelli. sì. Ah. No, con Fruity Loops. Ganso, ganso. Insomma, Bloody, saluta. Ciao. No, no, non Scrivo, vuoi me. farci un saluto? No, non siamo ancora a quell'ora. Chiudi, chiudi, chiudi. Ah, dici che è sempre presto. Mi sa di no, però insomma. Cioè. Comunque. Come va, ragazzi? Come butta? Liuba, parlaci dei tuoi progetti Ma per il cosa? Ma futuro. quando mai è iniziato così un podcast? Niente in contrario, per carità, però. Il mio progetto per il futuro è quello che sognano tante ragazze della mia età, quello di morire. Ok. Molto Prima o bene. poi Luca sarà Sentiamo, e di perfetto. cosa vorresti morire? Di morte. Sembra Beh. giusto. Sono abbastanza classica, nel senso, non ho. Ah, cara Liuba, credo proprio che stasera ho qualcosa apposta per te. Oh. È il nostro quiz musicale e non lo voglio riprodurre adesso. Lo voglio riprodurre più tardi, così i nostri ascoltatori ascoltano e rimangono in ascolto. Chiaro. Perché. La stessa cosa con Gerry Scotti, però che tipo accoltella una in diretta TV. Beh, cosa? Vuole la morte. Creato un universo narrativo, Fede. Cosa? Queste sono le doti di un master. Aspetta, che Chiaro, adesso. prego. Mo' me lo segno. Ok, Il silenzio vale più di no. mille Vabbè, parole. cari ascoltatori, Eh sì. facciamo le dovute presentazioni, dai, Dai, che forza. dici? Visto Dai. che ci sono un sacco di ospiti stasera, Sì, infatti. vale la pena parlare e introdurli tutti. Quindi Ospiti nuovi, poi. partiamo dal più giovane. Quindi l'uomo delle mille voci, tutte uguali, un po' varesi. Ma Aspetta, sto se parlando hai detto l'uomo non naturalmente sono io. di Fede Cosmi! Dico, Eccolo. non possiamo fare nome e cognome perché è minorenne, vive in provincia di Mirabilandia, regione. Te la devi Buona. preparare questa, tipo quelle, tipo sai i finali delle pubblicità dei Dell'utilizzo medicinali? eventualmente foglietto È illustrativo. un medicinale, leggere, sì, quello. Registrala e velocizzala, la butti su mentre lo Cazzo, dici. non è una brutta idea, vedi? È un medicinale, può causare sonnolenza. Sono così Leggendatamente. noioso. No, you're so sexy, my friend. Sì, eh. Buonasera. Comunque, per proseguire, che dire, signori? Che dire? Vincitrice di 11 premi Oscar, tra cui migliore attrice non protagonista e migliore scena di sesso simulato in un film non pornografico, una donna nota per le sue capacità di improvvisazione. Sto parlando naturalmente di Leo. Ah no, sbagliato, scusate. Di Liuba. Ciao. Ciao Liuba. Ciao. mi sono confuso, scusate. Tra l'altro, quel sacco di sudicio di Leo ha detto c'era, poi ha detto ha spostato la scrivania, c'è rimasto sotto, è morto, quindi non c'è più. Ma Non so se è un valido motivo per non venire alle elezioni. secondo me è un po' tirata per i capelli, però insomma. Rip Fatto sta piccolo che io ho Alzo. già perso buona parte del mio tempo libero di oggi per disegnare la copertina con lui dentro e l'ho dovuta rimuovere. Cioè, ho dovuto rimuovere la sua faccia e ci ho messo ben 14 secondi, porca miseria. Tra l'altro, Perché?
non oso immaginare cosa avessi fatto con Deadpool, visto cosa è successo in questa copertina alla faccia del coso di Mirabilandia là. E io te l'ho mandata la copertina della Ma io ho Condeo, visto quindi. solo la seconda. Perché? Potevi guardare anche la prima. Che stavo Cioè. lavorando Bloody, quindi mi hanno chiamato e poi non l'ho più aperta. Poi mi hai Io. rimandato Vella Corretta, allora ho aperto Vella. Vabbè, per concludere, last but not least, il reginetto Elisabetto, colui la cui libidine lo porta a commettere atti osceni con bimbi morti. Ma quello è un Non altro. sto parlando Ma di non. Vladi, Ah, ecco. bensì di Ma Nolan. no! A me i bambini morti non mi piacciono. E il Sì, suo insomma. alter ego di Alba di Cthulhu. Sì, 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 sì. il mio alter ego di Alba di Cthulhu non scopa i bambini morti, scopa le vecchie al massimo, Questo vabbè. Le perché non madri dei siamo ancora bambini arrivati al morti. finale di stagione. Ah, hai in programma il grande Sì, climax narrativo, eh? tutto preparato, tranquillo, lasciate A fare proposito di climax, eh? Ma la prossima sarà l'ultima sessione, Master. Si vedrà, si vedrà. Immagino di sì, siamo più o meno all'apice del racconto e poi. Addirittura d'arrivo, o Sì, questo sì, fra sì. dopo. Ma. Addirittura. Bloody, rispondi, cosa? Un attimo, fammi andare a prendere il telefono. Ma è. Arriva un po' disturbato stavolta, non so se. Obladì! Obladì, che c'è? E lo è, lo sappiamo. Come va, galleggia? I'm on top of a floating matter. Oh, it's yours, by the way. Sì. I actually retrieved her. Pensavo fosse andata al largo, invece lei gelosamente l'ha riportata. Of course, I Complimenti. swam and swam and I actually managed to reach her and retrieve her. Now I'm using her as a boat, È as a floating veramente carino da boat. parte sua. Cioè, consideri che ieri era anche il suo compleanno, quindi voglio dire. Of course, Quindi. I gave her a present she won't forget. Ma è morta, come fa? No, 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 she's barely alive. That's why I'm still finding her moderately attractive. Of course. By the way, I've almost reached the land. I'm almost on the other side. I'm back in the Europe, you know? Ah, dove si trova quindi al momento? I've just crossed the Gibraltar Street, come cavolo si dice? Gibiltuar. No. Non lo so. Aspetta Gibraltar, non lo so come cazzo si dice. un secondo. Aspetta un secondo, oh mon Giustamente no, perché piglia anche internet là in mezzo. Dio! Oh, by the way, I said it correctly. It's the Strait of Gibraltar. No, For smettila, stai real. dicendo parole a caso. No, 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 no. The Strait of Gibraltar. I Vabbè. swear, I just searched it on the Wikipedia. Va bene, va bene. E comunque, insomma. No, My English friend. no, no, complimento. Ma quindi che fa? Mi viene a trovare, visto che è qua vicino, insomma. I just crossed the street, mon frère. Do you even know geography? Vabbè, ho capito. È Di che. Gibraltar, mon frère. Vabbè, ha It's fatto not il the giro là. marsh. Sì, ho capito, ho It's on capito. the other side of the Europe. Oh E mon Dieu. vabbè, ha fatto l'oceano che non può allungare un pezzettino, è I'm su. inside the sea, the Mediterranean Sea, oh mon Dieu. Va bene, Do you capisco. even know geography? Va bene, va bene, va bene. Quindi, Forgive me. dove è diretto? Of course, I'm trying to go back to La Sagrada Familia where I can live for the rest of my beautiful days. You know, I'm 84 this year. Davvero? Oui, Così all'improvviso. I was 79 last year. Pensa te, ma li I porta. imagine. Oh mon Dieu, I imagine so quickly, mon frère. Li porta bene, li porta bene. I don't know why, but I imagine so quickly. But I'm still very little, you know?
Nel cuore, dice lei, sì. No, 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 I'm an assassin. Lo so. By the way, do you want to know why I'm going back to La Sagrada Familia? L'ha appena detto, per vivere. Of course, but do you want to know why now? Beh, me lo dica. I'm being chased. Un'altra volta! Of course, mon frère. Ma non era morto! Ma chi... No, 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 I'm getting kind of scared. I'm being chased by the guy I was hired to kill. Dai, il legale. No, by the guy I was hired to kill, mon frère. Ah, no, ma sta scherzando. I don't know why he's chasing me, but he's becoming different. You know different? The Beh, sì, 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 sì. Ma... E non le ha detto neanche perché, cioè, voglio dire. No, 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 no. I'm quite scared of him. He's very lively, you know? Beh, sì, insomma, rispetto a lei, rispetto ai suoi gusti. I shot him twice or thrice, but he's not dead. He was just sleeping. How do you explain that? E che non voglio dire. I don't know. Sarà la carne di bambino. You can't explain that, mon frère. Ringiovanisce. La pedofilia ringiovanisce molto. Oh, wait, you feel the bird? You're gonna reveal my position. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. I think he spotted me. I must swim faster. Ma perché è dietro di lei adesso? Of course, now, of course, it's right behind me. Oh, mon Dieu, I'm so scared. Addirittura? Ma cosa? No. Non faccia suoni adesso, non è il caso. Of course, sì, lì c'è l'alligator. Sì, vabbè. Pieno di alligatori. È andato. No, vabbè, per carità, non volevo rovinargli la fuga, ci mancherebbe altro. Che altro? Voglio dire, che è successo? Che è successo a Bloody? Non lo so, continuo a sentire lui che menziona il fatto che è cambiato. Infatti, non lo sentiamo da un po', ultimamente. Infatti non lo sentiamo da un po', e appunto lui dice che non lo riconosce più. Qualcosa starà succedendo. Lo vuole morto, ci credo che non lo riconosce più. No, non lo so se lo vuole morto, di sicuro lo sta inseguendo e gli fa abbastanza paura. Però... Ma Bloody se ha 84 anni deve stare tranquillo su quel frangente. Vabbè, però magari non è che lo vuole scopà, cioè. Ma se come dice lui è cambiato, non vorrei che invece sì, non lo so. Forse cerca vecchi. Io non lo so, ragazzi. Non mi dire che non è più pedofilo, come si fa? Ragazzi, non lo so. Penso che lo scopriremo in una delle puntate successive, probabilmente in una live, però... E se te continui a dirlo sperando che avvenga, ma io... You know. Ah, vabbè, speriamo che rientri sano e salvo e senza troppi gabbiani, insomma. Sì. Insomma... Allora, io giustamente ho fatto il paraculo, no? Sono venuto da tutti voi a dirvi, ragazzi, mi raccomando un argomento per stasera, E l'ho fatto perché, tipo, io sì, ne ho un paio, ma non so, sono quelli di scarto della settimana scorsa, ci ho avuto un po' una giornata piena oggi, quindi se qualcuno ha voglia di mettersi in ridicolo per primo sarò molto felice di seguire, insomma. Paolo, il discorso è questo, comunque... E in questo mi vorrei rivolgere ai nostri ascoltatori per quanto riguarda quello che hai appena detto, perché cioè, qui siamo tutti delle persone, diciamo, interessanti, no? E quindi un messaggio ai nostri ascoltatori. Cari ascoltatori, e se cercate una puntata avvincente, narrata da gente attraente, appartenente a coloro che, partendo per la tangente, si dichiarano apertamente controcorrente, non cercate ulteriormente. Siete arrivati a questa nuova, meravigliosa, incredibile puntata di Facce di Serpente. Porca madonna, 8 Mile è una giacchettata in confronto, eh? Porca, complimenti.
Scusate il moccolo, ma ci stava bene, guarda. No, ora me la scrivi tutta perché col cazzo. Non la riorderò mai. Benvenuti, benvenuti, signore e signori. Benvenuti, benvenuta a Liuba, alla quale comunico che a quanto pare Linda Hamilton ritornerà nel prossimo seguito di Terminator. Ah, ottimo. Io sono... Avete avuto per caso la disgrazia di vedere Genesis? No, no, ovviamente. Per me i Terminator finiscono al 2, perché anche il terzo era da dimenticare. Non è sbagliato. Io te l'ho già detto, io secondo me il terzo non è completamente da buttare, ovviamente non fa neanche le scarpe al 2, ma il finale un po' mi ci ha fatto ricredere, solo il finale, il resto era un po' una merda. Però Linda Hamilton che fa Lara, sì, Lara, Sarah Connor. Sarah Connor. Lei è Sarah Connor per me, nonostante sia Sarah Connor solo in quel film, è veramente fantastica lei. E sinceramente passa da lei alla madre dei draghi del cazzo, sinceramente, ma un po'... Chi è la madre dei draghi, scusa? Chi è? Del cazzo. E cosa? Non mi ricordo il nome dell'attrice, quella... La biondi... Emilia Clark. Emilia Clark. Ma che c'entra? In Terminator Genesis lei fa la... Ah, Sarah ok, Connor. Ok. A me mi piaceva di Sarah, insomma, di Linda... della mia nostra cara Linda, che quindi salutiamo Luana. Sì, infatti. A me piaceva il fatto che nel primo Terminator lei era una ragazza debole e indifesa, e nel secondo invece c'è stata una trasformazione radicale, per cui è una macchina da guerra, ancora più macchina da guerra del Terminator. Infatti, no, ma poi era badass senza essere fastidiosa, non so come dire, ma sì, c'era un sacco di carattere quel personaggio, là funzionava un sacco bene. Comunque, no, vabbè, ora questa era piccola deviazione su nessun tema, semplicemente mi è apparso in bacheca. Quindi dicevo, io e i miei topic ci faremo presenti dopo, però lascio iniziare qualcuno di voi se avete voglia e se avete argomenti. Io ce l'ho un argomento. Sì, ottimo, detto così fare. Sembra che tu ci abbia tipo da spacciati. No, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Fede Cosmi non fa uso di droghe, a parte quelle leggere, si intende. Ovvio. Ho smesso pure di bere caffè, che cazzo vuoi? Sì, ho capito, ma te fumi le anne, non perché fumi le anne, devi capire questo. Te fumi le anne come concetto. Te fumi le anne perché... lascia che io ti spieghi, Fede, una volta per tutte... Per dire, lascia che io sia il tuo incubo vivante. No, ne avrai di peggiori. Lascia che io sia il tuo incubo più grande. Bono, lascia che ti spieghi ineluttabilmente per l'ultima volta perché te fumi le anne. Allora, innanzitutto sei umunista, e quindi fumi le anne. Poi c'ha capelli lunghi, e quindi fumi le anne. Terzo, sei rocchettaro, metallaro, non si sa, che ti ascolti la gente con la chitarra, e quindi fumi le anne. E poi sei lì in mezzo a noi a perdere tempo quando dovresti essere a letto tu che domani c'è a scuola, che è la prova del fatto che fumi le anne. Paolo, no. Sei diventato un vecchio di merda. No, che no, cazzo è diventato c'entra? Tuo nonno. Sì. Ora, gli resta di andare in Africa. Non andare via, Paolo. Accorciamo le distanze. Stai buono, se non bisogna citare l'Africa. Poi la gente fa domande. No, nessuno, mai. Quindi non c'è nessun problema. Africa. Parla con sti nonni, non siamo mica in Africa. Oh, no. È già vecchia questa citazione, tra l'altro. Di quanto? Perché ci stavo pensando l'altro giorno, quando è uscito quel film, quel disco? Diciamo una stima più o meno attorno al 1986. No, vabbè, aspetta, buona. Allora, innanzitutto che disco era? Aiutami. Quello, mi ricordo la copertina. Che c'era tipo la tipa che al posto di avere le labbra aveva delle lumache, ma non mi viene assolutamente il nome. Che poi si altro... dice che Fede Cosmi si fa le anne. Studentessi, ecco. Era studentessi del 2008, quindi c'ha 9 anni, porca vaccona.
però io fai conto che per me è recente Cicciput, che è del 2003, quindi lasciamo stare, insomma. Comunque, abbiamo tolto la parola a Fede, che non è una cattiva idea, in generale, come cosa da fare, non fraintende. In realtà, cioè, è un'ottima idea. Infatti. E quindi, facciamo il contrario e quindi di l'argomento, sì. No. Sì. Ormai no. Sì. Comunque, argomento. Una loro vita. Prego. Il tutto, l'argomento di base è questo. L'intrattenimento che va oltre l'intrattenimento, ora mi spiego. Ho visto un video di dei carcerati che all'interno del carcere utilizzano i giochi di ruolo per svagare il tempo e sfogare anche le parti represse di loro che in carcere non riescono a sfogare se non nella violenza. Ma sul serio li fanno giocare a giochi di ruolo in carcere? No, loro si erano auto-organizzati. Ma porca miseria, allora appena torno in Italia vado ad ammazzare qualcuno. Paolo, era un video americano. Uffa. Comunque, ho visto prima questa cosa che e poi ho visto anche un'altra iniziativa, però a livello scolastico, di Minecraft utilizzato per far conoscere le classi. E quindi c'è questa versione di Minecraft apposta per le classi in cui c'è il professore e gli alunni che giocano sullo stesso server e dicono... L'idea di base è far conoscere gli alunni andando al di là dell'aspetto fisico, che spesso crea barriere all'interno di una classe di bambini, magari. Ok, sì. Varie occasioni di bullismo e cose del genere. Certo. E quindi la mia domanda, il mio argomento è questo. La domanda è, quanto è sbagliato farlo? No, è, cosa ne pensate di questo intrattenimento, di questi giochi che vanno oltre il gioco e si applicano anche a contesti sociali o... tematiche a risolvere problemi più seri, secondo voi è giusto oppure si dovrebbero fermare e limitare all'essere giochi? Vabbè, sai che devi dire a chi fa rispondere per primo. Bloody. È una buona domanda in realtà, anche se penso che abbia una risposta abbastanza scontata. Sì. O perlomeno la mia opinione è quella, nel senso, i videogiochi sono utili. I videogiochi sono utili sotto tanti punti di vista. E certo, è naturale. Qualunque cosa, se non viene presa con moderazione, può essere dannosa. Quindi è chiaro che se la tua vita ruota solo intorno al videogioco, la tua vita ruota male. Però i videogiochi possono essere utili, appunto, soprattutto in contesti sociali. Su via, diciamoci la verità, ragazzi, noi non ci siamo mai visti in faccia. Nope. Beh. E quindi... Tranne Bloody e Liuva. Vabbè, esatto. Non ci siamo mai visti dal vivo. In faccia ci siamo visti più volte. IRL. Non ci siamo mai visti dal vivo, no? No, io ho visto dal vivo Bloody e Paolo. Manca Fede. Giusto. Forse meglio. Ecco. Vabbè, comunque. Scusa. No, vai tranquillo. No, vabbè. Dicevi? Eppure guarda come andiamo e non andiamo d'accordo, nel senso possiamo dire che siamo dei buoni amici. Sì. Quindi, non lo so, che cos'è che ci accomuna a noi alla fine? Non certo la musica, perché non piace a tutti, non certo questo, non certo quest'altro. Abbiamo una passione però per i videogiochi. Beh, senz'altro. Il gioco... E siamo persone di merda, quindi... È nato tutto da quello. Beh, sì. Sì, certo. Il gioco cementa le amicizie, se ci sono. A meno che tu non stia giocando a Monopoly, in quel caso le devasta. Però sì. In sé, il gioco ha una fortissima componente sociale, di per sé. O perlomeno, ovviamente, sto parlando dei giochi multigiocatori. Sì, sì, sì. Perché anche se si potrebbe dire che ai vecchi tempi, quando ci si alternava il controller anche nei giochi a giocatore singolo, anche come abbiamo fatto io e Paolo per Paolo ci ha messo a giocare, io lo spettavo e si commentava insieme. Sì, a voglia, ma secondo me quella è una cosa che è fighissima da fare, a parte tutto, cioè nel senso, se io ci avessi vicini ogni tanto, vieni a casa mia, cosa si fa? Vieni, si chiacchiera, offro da mangiare, da bere qualcosa e poi magari si ruzza qualcosa assieme. Si può anche fare a turni, se siamo lì accanto sul divano, voglio dire,
se ne parla, si condivide. E che tra l'altro, Bloody, mi sa che sarà l'unico modo che avrò io per costringerti a giocare a Metal Gear Solid 3. No, 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 no. Ma lo si considera tutti e tre, io, te, Liuba, a Bloody. Sì, ho capito, ma il problema è che lui non vuole mettere l'emulatore perché gli pesa il culo. Ma chi ti ha detto che non lo voglio E non l'ha mettere? messo ancora. Nel tempo, in time. In time. Vabbè, comunque, Comunque, prego. per tornare al succo del discorso, il gioco è uno strumento potente se usato bene. E soprattutto per quanto riguarda appunto il socializzare tra persone, perché va moltissimo oltre tante barriere che sono l'impatto visivo, per esempio. Cioè, sai quante volte magari uno ti può stare antipatico a pelle, però non conoscendolo. Dall'aspetto, conoscendolo solo dalla voce, riesci a sentirne solo i valori che trasmette. Arriverò a dire che certe persone possono socializzare e diventare buonissimi amici senza essersi mai neanche sentiti per voce, ma per messaggio e basta. Chiaro. E questa cosa per me è stata vera negli anni in cui appunto la chat vocale non era così diffusa, quindi verso, che ne so, 2000, dal 2002 diciamo al 2004, che ancora si usavano principalmente le chat testuali per fare amicizia. E avevo diversi amici con cui ho stretto delle amicizie anche importanti. Perché? Perché appunto alla fine quando hai tolto il fisico resta la vera entità, perché è la persona. Cioè quello che ha dentro e basta, quando hai tolto tutta la parte fisica. Poi è chiaro, ci sono persone che si aprono di più e persone che si aprono di meno, quindi avrai sempre a che fare con un'interfaccia con l'altra persona. Ci sono anche Però persone che tirano fuori il peggio nei giochi online, pensavo che sì, sia ma spiato. Sì. per fortuna non tutte, però. No, questa cosa qua del peggio, tra l'altro, mi ha ricordato appunto come hai detto Fede, dei ragazzini che si, nel senso, giocano a Minecraft per conoscersi, no? A parte il bullismo, che cosa? E mi fa un pochino sorridere, per quanto sia una cosa carina, mi viene in mente quando magari mi capita di giocare ad Overwatch e c'è gente che ti insulta malissimo. Sì, ma infatti. Per poco, nel senso, poi per cose stupide, magari perché non lo ressi, magari perché non hai ammazzato il nemico. Nel senso, questa cosa qua, appunto, c'è un po' il rovescio della medaglia, insomma. Purtroppo internet è un luogo oscuro e pieno di terrori. Beh, sicuramente, ecco, sicuramente quando capitano quelle persone tossiche in un Malicose, videogioco. davvero. Sì, ti fanno stare male, eccetera, ma non diventano tuoi nemici, nel senso che lo vedi una volta e non lo vedi Sì. più. Mentre con gli amici invece continui a frequentarti quando instauri un Ah, quello rapporto di sì. amicizia. Beh, sì. Però purtroppo diciamo che, nel senso, appunto, ripeto, è il rovescio della medaglia. Cioè, comunque sia la rete in sé maschera un pochino. Cioè, Sì, infatti, molta, io molta chiedo spesso. gente, molta. Oh, sì, No, vai, scusa. vai, ti arrivo, scusa, ti ho interrotto. No, niente, comunque dicevo poi un'ovvietà. Diciamo che quando ti nascondi dietro un nickname o comunque sia uno schermo, è più facile che dici cose che magari in faccia non diresti. Io Quindi. credo che infatti questi strumenti siano ancora meglio quando siano in situazioni protette, come siano ad esempio quella più della classe. Sì, appunto. Sì, conoscersi con gente a caso può essere rischioso in certi casi, però. Ma io, scusate, io penso semplicemente che l'idea di fondo è che quando c'è comunque sia una. Quando si condivide una forte passione nei confronti della stessa cosa, è indicativamente più facile trovare persone che siano più simili, più incline, più vicine a noi. Sì. Ovviamente questo non vuol dire. Cioè, non bisogna prenderla dalla parte sbagliata questa cosa, perché ci sono. 1,5 miliardi di teste di merda a cui piacciono le cose che piacciono a te, e questo non vuol dire che la cosa di per sé fa schifo, cioè non bisogna associare la persona con la
la cosa di riferimento, che è una cosa con cui io personalmente ho litigato molto a lungo nella vita. È vero però che quello è il metodo più semplice per trovare persone più incline a noi, però nel senso, voglio dire, siamo persone che abbiamo cose in comune, ma non siamo persone uguali, sicuramente. So. Questo è anche il motivo per cui è bello parlare, è bello non fare i podcast, è bello cazzeggiare. Sempre comuni videogiochi, per esempio, la musica, no? Per dire, sì. Ma anche, guarda, io sai cosa? Io trovo che a prescindere da cosa ci piace o meno, cosa abbiamo in comune o meno, anche tra noi quattro, la cosa che accomuna davvero è un certo livello comunque sia di ragionevolezza, sì. Ok? Qua in mezzo farei presto a dire non c'è nessuna testa di cazzo, quello che intenderei con questo sarebbe qua in mezzo non ci sono persone che non sanno ascoltare o che non danno valore o rispetto al prossimo. Sono tipi di persone compatibili. Come esatto, ma sono un tipo di persone rispettabili, io direi, però vabbè, quella è la mia no, visione. Quella no. Quella... No, a mio modestissimo stramerdacciaccia di avviso sì. Ma molto allora, più della regina d'Inghilterra, se vogliamo, però... Te lo ripeto e tu prendi coscienza di quello che hai detto. Siamo persone estremamente rispettabili. Hai appena ora, lascia sta che si fa le canne lui, però è rispettabile. Hai appena trovato che Fede Cosmi è una persona rispettabile, Paolo. Beh, non sei ancora del tutto una persona perché sei minorenne, però appunto. Quando sarai maggiorenne sarai una persona rispettabile. Ora sei una personcina rispettabile. Rispettabilina. Diventi un bambino vero, Fede, appena ci fa. Ah, e comunque, scusatemi, adesso mi è appena uscita, scusate, una cosa che voglio assolutamente condividere con voi, con chi sta guardando il podcast. Quindi, mentre io leggo a voce alta questa notizia, vi passo il link e voi potete usufruirne, ok? Ok. Se è un porno, sappi no, che... No. È una notizia... Hai detto che non era un porno! La notizia è, c'è un pene sul tronco dell'albero, Netflix cancella un episodio dell'Ape Maya. Ma vedete, vai su Netflix. A quanto pare stanno facendo una serie animata dell'Ape Maya, lo scopro adesso anche io. Fermi tutti, c'è anche il video. E c'è letteralmente un cazzo sull'albero. Ma cazzo! No, ma cosa? Intarsiato nell'albero. Ma perché poi? Ma si vede bene, è quella cosa. La cosa. Ma più che altro, nel senso... Magari un effetto ottico è un'altra figura, è per paraidolia. No, sicuramente no. Questa è la Femaia, stagione 1, episodio 35. Avevo visto una notizia di alcuni sviluppatori di videogiochi che nascondevano peni nelle texture perché erano poco pagati. È chiaro, ma non li vedi nelle texture. Qua è difficile non vedere. Sì, vabbè, ma nel senso è roba vecchia questa. Basta pensare tipo a cos'era, Bianca e Bernie che si vedeva. Vabbè, Bianca e Bernie c'era il diavolo. Si vedeva la finestra con una signorina nuda con la testa di Satana, tipo. Sì. Ma quello era stato uno spregio che aveva fatto tipo il montatore della versione su pellicola, no, su pellicola, scusami, della versione su nastro, insomma, in VHS, ecco. Sì. Non mi ricordo per quale motivo, ma era c'è stato una uno storia, spregio. Quindi. Sì, c'è una storia dietro. Fatemi googolare Bianca e Bernie. Sì. Ma era Bianca e Bernie normale o era nella Sera dei Anguri? No, era il primo. Mi pare. Sì, dovrebbe essere il primo. Perché io non ho mai visto la Terra dei Canguri, invece mi ricordo che c'era. Beh. Io l'ho visti tutte e due, ma si parla veramente di troppo tempo fa. Non mi ricordo. What the fuck? Ok, non la conoscevi, Fede? No. Famosa. Sì, ma... che poi, ecco, questa è una cosa esplicita che è stata fatta appunto, magari non dalla Disney come vogliono far credere quelli che si occupano dei messaggi subliminali, ma è stata fatta comunque da una persona in maniera consapevole. Poi ci sono un sacco di cose che vengono attribuite ai cartoni animati della Disney che, secondo i cospirazionalisti, trasmettono messaggi subliminali pornografici e cose simili. Cospirazionalisti, l'hai allungata dell'altro. Cospirazionalisti. Penso si possa dire in tutti e due i modi. Fammi controllare. Oh. Sempre così, Brody. Quando io e te abbiamo una disputa, va sempre a finire che in un modo o nell'altro va bene in tutti e due i modi, però... Non lo so, comunque... Jacques... Vabbè, niente, prego. Per esempio, per fare un esempio concreto, il famoso pene eretto
del prete, quello che sposa la sirenetta e il principe, sì. Che erano semplicemente i piedi, perché lui aveva dei piedi, delle gambe molto corte, e era in cima a un panchetto. Però la tunica sembrava formare tipo un rigonfiamento in corrispondenza. Beh, sempre di... della sirenetta ce n'è un altro, c'è cioè tipo Sebastian sulla torta che sembra un pene, poi tipo le torri del castello di Atlanti. Ma ora io sono... E tutte queste cose, aspetta Paolo, tutte queste cose comunque, anche se non erano vere, per sicurezza, per cautelarsi... La Disney le ha corrette nelle edizioni successive, cioè non c'ha più il rigonfiamento, non c'ha più i piedi. No, come c'ha più i piedi? No, l'hanno sgonfiata quella parte lì. Fa ancora più ridere allora. Non lo so com'è, però insomma l'hanno sistemate tutte queste cose per evitare problemi. Ma hanno sgonfiato la fava, no. Mamma mia. Va bene. Che stavi dicendo, insomma? Non lo so, siamo partiti per la tangente completamente da quando ho detto che c'era un pene nella pemaia. Sto un po'... Fede, tu che sei straight edge, cosa stavamo dicendo? Cosa sono straight edge, Paolo? Allora ti droghi, lo vedi, te l'ho detto. No, potrei esserlo, ma non mi definisco tale. Vola la pemaia. Mamma mia, che paura! Non parlo già. Non ti metti a ridere così alla fine. Non si può. È tipo un chipmunk con la Rocedi. Sì. Viso canterino, stai svegliato. Sul petto ha cagato. Secondo me con questa voce dovresti fare scusami se ho rubato i cestini, avevo fame. Ecco, sì. Quale delle due? Ce ne sono due. Una delle due. La vociona o la vocina? La vocina. La vocina, ovviamente, sì. Scusa se ho rubato i cestini, è bellissimo. Ho rubato i cestini. È disperato, senti. Avevo fame. Ok, il titolo del podcast. La Maya ha rubato i cestini. No, giustamente, giocando sul format, si fa scusa se ho rubato i cestini, tra parentesi, avevo fame, no? Giusto. Ok. Ho come l'impressione che... Ma avevamo sviscerato Fede Cosmi per bene? Non lo so, è sempre vivo, penso di no. Quindi mi sa di no, insomma. Liuba, se avevi qualcosa da aggiungere nei confronti del tuo odio verso l'umanità e sul fatto che la gente giochi assieme? Che tu odi, no? Che la gente giochi assieme. Io odio la gente, proprio. Tu odi la gente, no, vabbè, però scherzo, al di là di tutto, di questo mio schifo nei confronti della gente, non so cosa dire, voglio dire, non è... mi sembra giusto comunque sia utilizzare un media come videogiochi per una causa buona, al di là delle solite... menate che escono fuori dicendo videogiochi, la violenza, nel senso... Sì, sono vuote polemiche. Sì, vabbè. Colpa dei videogiochi, mentre magari il padre picchiava la madre davanti al bambino a 3 anni. Ma, cioè... non, ma lo dicono ancora, colpa dei videogiochi, ragazzi? Sì! Ma chi? Sì, figurati! A ogni occasione. Di solito arriva quando devono pubblicare un nuovo GTA, quindi è la classica. Questo a proposito, volevo sapere invece la vostra opinione. Secondo voi, anche questa sarà una risposta scontata, ma un GTA, diciamo, un gioco piuttosto violento, no? Può essere, cioè voi ovviamente non ci fareste giocare i vostri figli, ecco. Ma dipende fino a che età? Ecco, fino a che età? Dipende dalla maturità del bambino. Bravo Fede, bravo Fede, sì. Bravo cazzo, bravo. Scusa. No, prego. Io, allora... Logico, glielo do a 10 anni, GTA. Io
Il primissimo GTA che ho giocato è stato quello per PlayStation 1 che si vedeva dall'alto, ok? E l'ho giocato che avevo tipo 11 anni, però non mi è mai venuto in mente di diventare un'assassina sociopatica che va in giro a mettere sotto le persone. Nel senso, io lo trovavo stupido e divertente mettere sotto degli omini dei puntini. Sì, infatti. Poi quello che ho giocato è stato proprio un salto di qualità incredibile, ho giocato al 5. Cioè, ti sei passato dall'1 al 5? Esatto. Minchia. No, è che nel 5 non sono più puntini, cioè, essendo è finire... quello, nel senso, cioè, c'è troppa... è molto grafico. Al di là del fatto della violenza, ci sono, ad esempio, delle scene di sesso che sono esplicite. Non sono, nel senso, non è che si fanno tanti problemi... Ma esplicite perché tette o peggio? No, perché vedi l'azione, proprio... Ah. Nel senso, non è, che ne so, non è una scena di sesso. Fu così che Paolo acquistò GTA 5. No, tipo, guarda, c'è Pornhub, tranquillo. Nei The Witcher, ok, rivedi le scene di sesso, però sono quasi, da film, non so come dire. Lì invece sono proprio pornazzi, voglio dire, non so. Quindi, io sinceramente... Non aspetterei 18 anni perché tanto, no, vabbè, nel senso, però anche solo l'età di Fede, 15-16 anni secondo me. Ma anche già 14 se vedi che un ragazzo puro. Guarda, io sono d'accordo, cioè, ok, indicativamente anch'io ti direi quella fascia di età lì, però per quanto riguarda il caso specifico secondo me varia molto a seconda del caso, e il caso singolo è influenzato da una variabile, da una serie incredibile, un numero enorme di variabili, quindi, cioè, nel senso, dipende tutto da cosa c'ha nella capoccia una persona. E assolutamente, per dire, il fatto è che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, esatto, quindi... ma lo è quasi sempre, allora è quello il discorso, è come sì. I discorsi che si facevano negli anni 90, Marilyn Manson fa ammazzare la gente, a Columbine, allora ve li ascoltavano Marilyn Manson, discorsi di questo tipo qua, è vero che ascoltando Marilyn Manson la tua patologia può aver trovato la via di fuga, lo sfogo finale per essere concretizzata. Ma esisteva non già. Appunto, esisteva già. E non puoi poi... dare a quella cosa lì la colpa. Cioè, nel senso, è come di che uno... Quel caso specifico. Ma è come di che uno è pazzo, ma pazzo che davvero c'ha una patologia strana, fuma una canna, reagisce male, si va a buttare da un ponte. È morto. Allora la Maria uccide. No. Questo... Ancora più semplice. Metti che io sono pazzo, però non ho modo di far del male a nessuno, ecco. Poi un giorno trovo delle forbici a terra, le raccolgo e le uso per accoltellare una persona. E poi arrivano delle associazioni che chiedono di bandire le forbici dalla vendita. Siamo a quei livelli lì. Siamo letteralmente a quei livelli lì. Punto, ma no. Quindi... Però... Prego, prego. No. Però, a parte questo che appunto, se c'è già un pochino di seme di follia, magari si evita. Però io ad esempio suggerirei un'età più o meno quella di Fede, comunque anche poco più piccolo, per il semplice fatto che è più capibile. Nel senso, in GTA 5 la violenza è volutamente assurda, ma perché il mondo stesso che viene rappresentato in GTA è assurdo di suo. Magari non ai livelli, che ne so, tipo di Saints Row, perché è abbastanza un po' più... Però appunto... Io Saints Row lascerei giocare al ragazzo, perché... Ma sì, ma nel senso, quello lì è ancora più assurdo, però in GTA 5 magari... Si vede un po', nel senso, già un bambino di 10 anni, come appunto ci giocavo io, lo gioca solo per mettere sotto la gente. Non gliene frega del fatto che magari prendano per il culo, che ne so, le ragazzine che come massima aspirazione hanno quelle di diventare un'attricetta da 4 soldi, nel senso, oppure appunto la violenza proprio stupida, non so come dire. Quello che magari... Comunque, volevo dire, nel caso specifico della Columbine, cioè c'è anche da dire che c'erano quei ragazzi che facevano filmati con le armi dove sparavano e non credo li caricassero su YouTube, comunque erano armati e nessuno ha fatto niente prima.
No, perché in No, America, vabbè. se c'è le armi e spari al muro sei un ganzo, non è che sei coglione. Ma lì comunque nel senso era anche un'epoca diversa, comunque poi da quel poco che avevo letto, comunque informando, nel senso, informandomi erano dei ragazzini bullizzati, comunque Chiaro. erano dei ragazzini che magari erano già spostati un po' di loro, ma comunque sia, No, io ho visto i video. essendo anche asociali di loro, secondo me anche quello ha fatto. Ho visto Comunque. appunto i video che registrano loro a casa loro prima ed erano scoppiati di loro tanto. Che poi, piccola curiosità storica sul massacro della Columbine High School. Prima di tutto, Cosmi, non è possibile che li caricassero su YouTube perché nel No, 99 non esiste. esisteva. Però ci sono video. Sì, giravano video. E seconda cosa, il canale che passa ed è passato sempre solo su digitale terrestre, quindi prima che si facesse lo switch tra analogico e digitale nel mondo della televisione italiana, il canale Rai 4 ha trasmesso come primo film in assoluto il film Elephant, che è quello Bello, che Elefante, sì. racconta la storia del massacro della Columbine. Niente, una piccola curiosità storica. Volete un'altra curiosità? Fai, ho un po' Lo paura. so che volete. Nel 1937, proprio oggi, cioè il 21 settembre, J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Scusa. Bravo, Guglielmo. No, Fede, la cosa che hai postato in Gameplay Movie. È letterale, la descrivo. Ha ripubblicato il post di una pagina, credo, che si chiama Aggiornamenti giornalieri sulla salute di Mike Buongiorno. Il post dice: è morto. Vabbè, ma penso che è qualche giorno che arrivi sempre solo con la notizia. Se ne sono accorti adesso, che ti devo dire. Vabbè. Guarda, io direi di, nel senso, do un consiglio a Fede, fanne una su Madre Teresa. Tanto Guarda, ormai. e tutti i giorni scrivo: è morta, sì che bello. Esatto. Come il sito Has the Large Hadron Collider destroyed the world yet? .com, se ci vai a vedere c'è scritto not yet. Oddio, Io, più che altro la mia curiosità, scusate, ritorno un attimo sul discorso, ma era una cosa che volevo di prima. La mia curiosità rimane come si fa a usare delle esperienze multiplayer schermandoli da tutta la feccia che c'è nel multiplayer mondiale E normale. puoi fare dei server privati, comunque protetti da password, e quindi multiplayer sì, però solo con una cerchia ristretta di persone. È l'unica, però poi il giorno che quel povero disgraziato prende e va a giocare a Overwatch in un server pubblico, si ammazza, tipo. Però Vabbè, Paolo, ci ma. sono dei casi di tipo genitori di bambini affetti da autismo che si mettono come amministratori di server di Minecraft e fanno giocare i bambini lì. Questa Guarda, la è una bella cosa, io cosa. non vorrei sembrare una cosa cattiva da ridere, però nel senso autismo e Minecraft mi sembrano le cose migliori di Dici te, sempre. it's a match made in heaven. Esatto. Vabbè, Ok, niente. Da che ora. non si erano ancora dette delle cattiverie e delle schifezze mi sembrava No, ma ci giusto. mancherebbe, di solito in ogni puntata alieniamo almeno una piccola sottocategoria sociale, no? Un saluto al caro Kirtar. Saluto al caro Kirter che ha portato via tutte le persone disabili mai esistite. Un ringraziamento a Fede per svariate regioni che sono sparite prima ancora di sapere che potevano far parte dell'audience di questo podcast. Ringrazio Blody nella figura di Bocelli. Ringrazio, no, cioè, voglio dire, l'imbarazzo della scelta tra chi. Con te A partirò, cavallo? che ci Dai, boss, facevo ti caccio! Ti caccio! cavallo, oh, non esistono più. Ok. Che cazzo stavo dicendo? Vabbè, niente, dai. Stavi ringraziando tutte le persone che hai Stavo. alienato da questo podcast. Sì, no, io no, che voi avete alienato dal mio podcast, prego.
Prego, c'è poco da pregare, nel senso, ci siamo tolti Madre Teresa, ci siamo tolti Bocelli, quindi i religiosi, i non vedenti, chi ci rimane? Di sicuro non i sordi, ecco. Certo, alienare i non vedenti da una cosa che sta scorta è proprio una mossa geniale. Complimenti vivissimi, Brody. E anche questa puntata non è monetizzata, via. Sì, vabbè. Tanto tutte le altre sono monetizzate dalla Konami in pratica, quindi. Sì. Quindi. Konami merda. No. Ok. Dai, passiamo blank slate, dai, passiamo al prossimo argomento. Siamo già al prossimo argomento. Non vuoi fare un piccolo intermezzo musicale, Paolo? Puoi farlo tu, no? Certo, ti chiaro. Stavo chiedendo se eri d'accordo. Vai, prego. Ok, questa traccia sappiate che è un po' lunga, sì che non la metterò tutta, perché è veramente un po' troppo lunga. E cara Liuba, se la riconosci scrivimela nei commenti, cioè scrivimelo e basta. Cioè, quando verrà uppata il podcast, nei commenti dovrò scrivere la canzone. Ok. E voglio osare ancora di più. Chi riesce a indovinarla per prima, compresa Liuba, gli regalo, attenzione, che cavolo c'era oggi gratis? Outlast, ma l'ha postato anche lei. Gli regalo Outlast. Chi riesce a... Cosa hai mandato? Buono, niente. No! Gli regalo Outlast, va bene, una copia gratuita di Outlast, tutta per lui o per lei, chiunque riesce a indovinare la seguente canzone. Cazzo, aspetta. Sì. Però non la devi dire. Comunque complimenti per la scelta, bro. Grazie. Ti sei abbassato però all'improvviso. Non è nuova neanche a me, però. Ok, ci fermiamo qui, in realtà poi arriva il ritornello, però non voglio prendervi troppo tempo, ragazzi. Cara Liuba, tu l'hai indovinata, immagino, non mi hai detto niente, però se sai anche il titolo, sì, scrivemelo in privato. Dov'è? Quindi, cari ascoltatori, se avete riconosciuto questa canzone, scrivetemela nei commenti, brava, bravissima, e io vi regalerò Outlast, che per quando sarà uscito questo video non sarà più gratuito, quindi dovrei pagare. Hai calcolato tutto. Io c'ho una chiave, me la sono salvata da una parte, wow. e quindi appunto donerò quella chiave. Quindi vedi, Paolo, quanto mi impegno per far avere successo a questo, sei a questo un tesoro podcast. Faccio anche giveaway. Ma a te non ti incuriosisce per niente Outlast? Ma io ce l'avevo già. Ah, e allora
non avevo l'espansione e quindi ho preso, cioè, ho sbloccato l'espansione, ma non ho potuto sbloccare il gioco originale perché ce l'avevo già, quindi quella chiave mi resta. Ok, molto bravo. Molte grazie. Quindi questa secondo te ce la indovineranno qualcuno? Qualcuno deve indovinarlo per forza. Ora, devo essere sincero, non è per quelli che hanno visto poche estati, diciamo. Eh beh. È per quelli un po' nostalgici, un po' romantici, come è stato scritto. Io infatti ho una mezza impressione che sia un titolo di due parole seguito da un numero. Non posso né confermare né smentire, Paolo, lo sai. Lo so, con numero romano, ovviamente. Vabbè, vabbè, va bene, va bene. Facci di serpente. Ma cosa c'entra? Ovviamente. Facciamo, passiamo al nuovo argomento, quindi. Facciamolo. Bloody, facciamolo. Io ne ho uno che può darsi che non susciterà nessun risultato, perché dipende, è molto dipendente dalle esperienze che possono anche non essere capitate a nessuno di voi. Però la mia domanda è allora, se nel caso in cui non dovessero essere capitate, voglio che la prendiate molto alla larga e molto che la interpretiate molto. Bravissimo. Come vi pare a voi. Ok. Sgattaioliamo. Sì, vabbè, cioè, ci sei allenato per sei mesi, ora non fai più impressione. Ci sono allenato. La domanda è: siete mai stati truffati? Se sì, come, che cosa avete imparato, come avete reagito, eccetera eccetera. Vai Paolo. Ok. Sì. Sì, in più di un'occasione, in realtà. Racconta. Però quella che mi rimane più impressa è sicuramente quella che posso raccontare, a differenza di altre, è la volta in cui la mia ragazza di allora, penso se ne si parli fosse tipo il 2009-2010, la mia ragazza di allora aveva messo in vendita un portatile, che non utilizzava più, era un netbook in realtà, e l'avevamo messo in vendita per qualcosa tipo 150 euro all'epoca, qualcosa del genere, che li valeva, cioè nel senso era preso abbastanza bene, era usato, ma era tenuto bene tutto quanto. Ora, gli arriva un messaggio, una mail privata, con scritto: ho visto il tuo annuncio su eBay, sono disposto a pagartelo il doppio se però me lo mandi dove ti dico io, entro tempo breve. E inizia anche a dare delle spiegazioni abbastanza plausibili del perché questa cosa stesse succedendo, o meglio, ha iniziato a dire che lo doveva mandare verso l'Africa perché c'era in questo posto questo suo amico che fa il missionario, gli serviva il computer perché gli si era rotto, gli serviva a tempi brevissimi, eccetera, lui stava in Inghilterra, ma eccetera eccetera. E di fatto, andando a vedere tipo gli IP e tutto quanto, la cosa tornava anche, poi ovviamente ci sono modi per risolvere anche quello, ci mancherebbe altro, però io ho abbozzato, la mia ex ha fatto sì sì dai va bene facciamo i soldoni. Che è successo? È successo che l'abbiamo impacchettato, l'abbiamo portato alle poste e dum de dum siamo tornati a casa, il pacco era partito. E cioè siamo tornati a casa, abbiamo parlato con questo e lì le cose sono iniziate a diventare strane. Perché il pagamento c'era, ma il sito non era reale. Era un sito di phishing fatto molto bene per essere tale e quale al sito di PayPal, ma non era il sito di PayPal. E di fatto, una volta scoperta questa cosa, l'appella ci siamo cacati addosso, abbiamo fatto una ricerca su internet che avremmo dovuto fare molto prima, ovviamente, colpa nostra, e abbiamo scoperto che non eravamo neanche i primi dei fessi. Ora, abbiamo mandato questa cosa che saranno state verso le 11 di mattina. Mio zio lavorava in poste. Quindi abbiamo chiamato lui dicendo: c'è modo di fermare questo pacco? Se non avessi avuto questo contatto diretto, la risposta sarebbe stato no. Per fortuna mio zio sapeva benissimo dov'era, a Ospedaletto in provincia di Pisa, il centro di smistamento e gli orari che faceva, e ha stimato che sarebbe rimasto ancora là. Ci ha preso a me e a lei, ci ha caricato in macchina, ci ha portati lì e ci ha fatto quantomeno riprendere il pacco. Non abbiamo potuto riprendere i soldi della spedizione perché erano
pagati, quelli ormai non ci si poteva fare niente, però quantomeno abbiamo riavuto il computer indietro. E cosa mi ha insegnato? Di non fidarmi mai dei di fare indagini prima, di controllare quando, prima di esporsi a queste cose qua, di non essere cretini, di non dire ah, mi sembra, perché magari siamo semplicemente o troppo buoni o troppo scemi, o spesso le cose coincidono. Fine. Beh, chi vuoi passare passo la palla? Passo la palla a Liuba perché mi incuriosisce. Sì. Però diciamo che è una cosa che sicuramente è successa a tante altre persone, perché nel senso sì, sono stata truffata, ma non so come dire. È una cosa in cui purtroppo molti incappano senza saperlo. Okay. Praticamente davanti a qualsiasi fiera, di solito poco prima di entrare, che può essere Lucca, la Torino Comics, qualsiasi che volete, di solito ci sono questi tipi che sono molto affabili, molto chiacchieroni, che di solito arrivano e dicono ci date una donazione di tot soldi per aiutare, tipo che ne so, di solito sono tipo ex drogati, persone del genere, insomma, e di solito ti regalano delle cartoline. Il problema è che appunto loro chiedono, loro ti dicono subito ci fai una donazione quanto vuoi, ma tipo non che il minimo sono sempre tipo 5 euro. Perché ci deve essere il minimo? Nel senso, questo è lo stupido, perché loro dicono falla come vuoi, poi però devi donare il minimo 5 euro. Il problema è che poi si è venuto a sapere che non esistono delle associazioni del genere che vanno a chiedere proprio donazioni davanti alle fiere. Mi pare che ci avessero anche fatto un servizio addirittura alle Iene, al di là di tutto che uno possa credere o meno, e comunque sia alle Iene di cazzate ne hanno dette anche loro, però è una truffa, è gente che nel senso si fa dare soldi, e il problema è che sono veramente, ma veramente invadenti. Noi subito tipo ero con le mie amiche, avevamo dato questi soldi, tipo 5 euro in 3, comunque 15 euro, nel senso, se li sono intascati. Il problema è che sono veramente insistenti, continuano a chiedere soldi, continuano a dirti ma sai, nel senso, è per aiutarci o che cosa, noi dobbiamo trovarci un lavoro, che cosa. Ho detto, ma avessi avuto una faccia come il culo e avrei detto scusami, ma ti devo pagare per farti trovare un lavoro, non lo trovo io. No, non è questione, io penso veramente, io devo essere sincero, io non ho avuto esperienza con cose del genere, ci credo che ci siano, però a Lucca evidentemente no, perché c'hanno già il braccino troppo corto, non lo so, però il massimo della fiera per me è stato Lucca, e sinceramente se uno si pone in questo modo a me mi fa passare la voglia di dargli soldi, quindi non c'è nemmeno bisogno di incazzarsi, no, non ti do un cazzo. No, ma infatti poi nel senso dopo quella prima volta lì, dopo che l'abbiamo saputo, non li guardiamo neanche, a costo di sembrare delle stronze, ma non li guardiamo neanche, passiamo dritto. Nel senso, questa è una... cioè, che magari è anche un peccato, perché non vuol dire che tutti siano dei truffatori, però come fai a saperlo a priori? Il problema è che appunto, diciamo che nessuno di solito si fa due domande per dire tipo ma avete magari, che ne so, un volantino di queste associazioni o che cosa. Loro si presentano con niente. Sono persone, nel senso, non è che hanno spillette, maglie con i loghi o che cosa, come può esserlo, che ne so, qualsiasi altra associazione, di solito, appunto, non si presentano con niente, è gente che tipo di solito ha quelle cartelline, quelle bustine di plastica che si usavano a scuola per metterlo dentro i raccoglitori, pieno di stebelin di cartoline, e con i soldi che pigliano. Quindi, che non sono pochi. Si... che mi sa anche a me che non siano pochi, infatti. No, io ti posso confermare, Paolo, che queste persone le ho viste in più di un'occasione anche a Pisa, e usano il classico metodo del venditore porta a porta che quando mette il piede, diciamo, nella porta. Ma se il venditore porta a porta mette il piede, io metto il pugno, no, veramente, io ammazzo qualcuno, non mi devi invadere i miei spazi neanche con un'unghia, non ti devi permettere. Ma allora sono più subdoli di così, perché
cercano per prima cosa un contatto fisico e quindi ti vogliono stringere la mano, perché sanno che nel momento in cui ti hanno stretto la mano, metà del lavoro è fatto. È proprio una questione psicologica. Va bene, qualche volta appunto non sapendo, non conoscendo l'antifona, diciamo, ci sono cascato, non gli ho mai dato soldi alla fine, perché grazie al cielo sono anche abbastanza tirchio o non ne porto mai abbastanza con me. Però da quando mi sono fatto furbo, diciamo, quando li ho visti, la prima cosa l'ho proprio notato, perché nel momento in cui sai che è un truffatore, lo vedi arrivare da lontano e sai che è lui, inizia a stare attento a come si comportano e che strategia usano. E siccome di solito vanno a giro in gruppi di due o tre persone, che uno ferma te e altri due fermano altre persone, vedi che adottano tutti la stessa strategia, e la prima cosa che fanno è ti salutano, come diceva Liuba, in maniera estremamente affabile, e ti vogliono stringere la mano. Nel momento in cui tu non gli stringi la mano, eccetera, allora diventa, e comunque ti rifiuti, allora la maschera di affabilità dietro quale si nascondono si crepa, rivelando tutto il marciume sottostante, e si vede proprio, diventano aggressivi e offendono e trattano male, e quindi si rivelano per quelli che sono, cioè dei vili truffatori. Non è l'opposto di quello che vorrebbero ottenere. Ma ormai sanno che non lo ottengono più. Nel momento in cui tu sai, dimostri che hai rivelato il loro trucco, non sono più le persone più cordiali del mondo, anzi. Io vedo tutta questa gente, vedo divertente. Vabbè, ma tanto ora stava tipo o a te o a Bloody a dire, quindi no, prego. No, sta a te, Cosmi, dai. Io non sono mai stato truffato, tranne se può essere considerato questa una truffa, perché gli ho lasciato due spizi perché mi aveva rotto il cazzo, questo non si stacca più. Vabbè. Perché quelli che ho incontrato io sono qua a Rizzone, non ti danno la soglia minima, non credo siano gli stessi. Gli ho lasciato 2 euro così, toh, ti levi dal cazzo. Vabbè, quello si fa, cioè... Non è truffa. Comunque, c'è una volta eravamo a Rimini e ci ferma uno di questi. Ciao, qui che non ci vuole stringere la mano, abbiamo esitato. E lui si guarda e si fa, guardate che non sono mica un criminale. Gli stringe la mano e si fa... Ah, ciao, noi siamo un'associazione di ex carcerati che siamo... Io tipo lì... Non sei un criminale, ma lo è. Ma lo sono, lo eri. Dude, what? No, tipo, ha fatto lo scherzone, non sono un criminale. Volevi, credevi. Sì, iniziato... Poi queste battute se le preparano anche, probabilmente. Probabile. Per far sì che se ne parli in questo podcast, ovviamente. Sì, sì, e un saluto a tutti i truffatori del mondo. Questo podcast è sponsorizzato dagli ex drogati, gli ex criminali. E anche da qualche drogato, vero Cosmi? Sì, sì. Ah, sì, ragazzi, che vi devo dire? Purtroppo ho voluto affrontare questo argomento perché mi sta particolarmente a cuore, dal momento che, sì, Liuba ci ha perso 5 euro... Paolo ci ha perso il costo delle spedizioni, e ci ho perso anche qualche ordine di grandezza di più. È successo che l'anno scorso, primo stipendio, mi volevo fare un regalo. E lo sapete ragazzi, io sono un mezzo informatico, comunque mi intendo un po' di tutte le cose che riguardano anche, che ne so, la sicurezza informatica, queste cose qui, e le truffe le vedo lontano un miglio, ok? Non l'ho fatto, non l'ho vista lontano un miglio, e poi vi spiegherò magari per quale motivo non l'ho vista, però succede questo. E mi volevo fare un regalo, volevo acquistarmi una macchina fotografica nuova, e che cerco, ma i prezzi sono troppo alti, non me la posso permettere. Dico, fammi andare a vedere se si riesce a trovare qualcosa nei siti d'aste tipo eBay. La trovo e c'era una scadenza a breve. Era tipo domenica, mi ricordo che era domenica, con scadenza a breve.
leggo tutta la descrizione, guardo il venditore, vedo che ha tipo due feedback positivi e basta. Partecipo all'asta. Il prezzo era molto molto basso di partenza, però mi aspettavo che sarebbe salito vertiginosamente fino a un prezzo abbastanza in linea, non dico con il prezzo di vendita nuovo dell'oggetto, ma comunque quasi. Sempre no, quasi, però abbastanza vantaggioso, però nemmeno troppo poco. Ero disposto a spenderci, diciamo, tutto il primo stipendio. Ok. E me la aggiudico in realtà per 800 euro. 800, ok. Allora, siccome me la aggiudico, appunto, era domenica pomeriggio e volevo andare al mare e ero di fretta, dico, ok, me la sono aggiudicata, evviva, è una macchina che costa... Cioè, renditi conto quanti campanelli d'allarme ci dovevano essere. Una macchina che costa 3.500 euro, nuova. Aggiudicata 800. Ok. Poi, il venditore aveva solo due feedback positivi. Il venditore accettava come metodo di pagamento solamente il bonifico. Ok? E quindi ciao. Io cosa faccio? Vado, dico, devo andare al mare, faccio al volo il pagamento. E l'ho fatto e sono andato al mare. E ho dormito al mare. Quando ho dormito, tutto il tempo, tutto il pomeriggio al mare, perché ero sleep deprived, ok? Era il periodo, appunto, che essendo estate, lo sai, io d'estate lavoravo un sacco. E dormivo poco. Mi sono svegliato e ho detto, che cavolo ho fatto? Cioè, tutti questi campanelli d'allarme si erano assopiti. Probabilmente appunto perché avevo dormito poco, ma anche e soprattutto perché era un oggetto che volevo talmente tanto che la mia capacità di appunto di giudizio in quel momento era seriamente compromessa. Ci credo. Quindi tre fattori, il sonno che mancava, la voglia di avere quell'oggetto e la fretta di dover andare al mare mi ha portato a fare un errore di giudizio gravissimo, veramente gravissimo, che nel momento in cui me ne sono reso conto che era chiaro come il sole proprio, quando mi sono svegliato dal mare, la prima cosa a cui ho pensato, ho detto, che cavolo ho fatto? Ci credo. Ho fatto una ricerchina su Google che mi ci è voluto meno di un minuto per trovare che questo era un noto truffatore e che le coordinate bancarie in realtà non sono vere coordinate bancarie, ma sono dei nuovi metodi per cui i truffatori fanno delle carte prepagate false che però hanno l'IBAN. Addirittura. E lo fanno a nome falso. Quindi hanno l'IBAN, quindi... funzionano come se fossero dei conti in banca e invece no, sono semplicemente delle carte prepagate che loro registrano a nome falso senza controllo sul nome, perché li fanno magari in Sicilia, dove appunto non stanno tanto a guardare queste cose. No, per nulla questo era uno siculo, mi pare. E quindi io subito ho provato a bloccare il bonifico, anche perché era domenica, non doveva partire, la domenica non parte, ci vogliono alcuni giorni, no? Bene, non c'era nessuno strumento per bloccare il bonifico che risultava già partito sul sito quello della mia banca. Allora, che poi sarebbero le poste, perché le poste ora fanno anche da banca, no? Allora che cosa faccio? Mando un fax alle poste e dico, provate a bloccare questo qui, causa truffa, probabile truffa, eccetera. La mattina, lunedì mattina alle 8 vado alle poste,
alle poste faccio mezz'ora di fila. Dopo mezz'ora di fila, nonostante fossi il primo, dopo mezz'ora di fila mi dicono che devo chiamare un numero. Ne era bella partita ormai. Ci vuole qualche giorno a volte. Dopo mi dicono che devo chiamare un numero verde. Chiamo il numero verde, sto mezz'ora al telefono con il numero verde, la signorina alla fine mi dice che devo andare alle poste. Io le ho detto c'ero ora alle poste. Però ero fuori, ero insomma sempre in macchina nel parcheggio delle poste, rientro alle poste, rifaccio la fila, parlo con la direttrice delle poste, lei manda un fax a Roma, all'ufficio centrale, cercando di bloccare tutto. Esatto. Bene, non c'è riuscita. No? No. Vado a fare la denuncia dalla polizia postale e loro mi dicono non fare la denuncia. Perché? Perché dicono se poi lui è un venditore semiprofessionista che spaccia questa roba e alla fine la roba ti arriva e te lo denunci, poi vai, sei nei guai te. Aspetta qualche mese e poi al limite falla. In qualche mese? Ma cosa vuol dire? Ma, vabbè. Quindi io, truffato dal truffatore, disperato, nonostante avessi raccolto un sacco di informazioni su di lui, eccetera. Ti ha truffato la polizia, ti ha truffato. Abbandonato dalla polizia, io veramente mi sono devastato. Ovviamente, grazie al cielo, insomma, alla fine sono soldi, ecco. Speriamo, io spero che lui, diciamo, ne abbia bisogno per, che ne so, curare la sua famiglia malata, ecco. Ecco, sì. Perché se no, come cavolo fa a guardarsi la mattina allo specchio, lo sa solo lui. Sì, ho perso 800 euro per un errore di giudizio che era veramente, ma veramente banale e che non avrei commesso in nessunissimo altro caso, anzi, dirò di più, avrei deriso probabilmente chi si fosse lasciato andare a delle simili leggerezze. Però era il contesto che mi ha fregato veramente tanto. La mancanza di sonno, la fretta, che è sempre cattiva consigliera, e la volontà, la voglia proprio tremenda di quell'oggetto. E forse questa è la morale, cioè non bisogna mai desiderare qualcosa troppo da compromettere la capacità di ragionare. Cioè, è vero che quando una cosa sembra troppo bella per essere vera, vuol dire che non lo è vera. Ma... Però, non lo riconosci se non è vera, se non sei più in grado di ragionare perché ti sei bevuto il cervello in un modo o in un altro. Quindi mai portarsi in una condizione di volere qualcosa così tanto da non riuscire più a ragionare. E completando la tua stessa domanda, che cosa ti ha insegnato questa cosa? Questa cosa che ho appena detto. Cioè, appunto, non è che mi ha insegnato che se una cosa è troppo bella per essere vera, non è vera, perché lo sapevo benissimo. Tant'è che io il giorno stesso avevo detto al mio amico Beppe, avevo detto ho vinto l'asta eccetera, capace un truffatore e ora mi frega tutti i soldi. E l'ho detto scherzando ma un po' credendoci. Ed era proprio così. Cioè, quello che mi ha insegnato è appunto non lasciare che il desiderio di qualcosa comprometta la tua capacità di ragionare. La mia domanda vivere è, senza bisogni, ecco. Magari soprattutto anche, bisogni effimeri. Magari non fare, ora vivere senza bisogni, a meno che non diventi una sceta, dubito sia possibile. Ma il più possibile, diciamo che ogni volta fermarsi un po' di più e dire ma questa cosa la voglio perché mi serve veramente o per quale altro motivo? Perché alla fine una macchina fotografica ce l'ho, sì, ne volevo una più bella. Però perdere 800 euro, perché li ho persi, per mai più riaverli, per nulla non ne valeva la pena. Magari anche non prendere decisioni quando non ragioni perfettamente, non batti pari se sei stanco, se mezzo rincoglionito. Ma lì non te ne accorgi, perché appunto come chi è ubriaco non sa di essere, di non avere la capacità di guidare.
Beh, però, oddio, voglio dire, nel senso, se io sono stanco morto, lo so che sono stanco morto, magari decido di non spendere 800 euro in quel momento. Appunto, è quello il discorso. Sai che sei stanco morto, non è che sai che non sei in grado di prendere una decisione. È più subdola come cosa. Io trovo che quello sia il prossimo passo della crescita di un essere umano. Sapere quando è che potenzialmente uno può non essere in grado di essere al meglio di se Beh, stesso. capito Paolo, io non sono uno sprovveduto, per Punto. niente. Non sono neanche un ingenuo, perché queste cose le so, le ho studiate. Io stesso ho un passato da hacker in erba, diciamo. Quindi so come si raggirano le persone, Allora il karma, Bloody, il karma. No, non l'ho mai usato per fini malvagi. Sì, però Fede, non è possibile che come lui dice erba si inizi a parlare. E dai. Paolo, Dai, su. Scusa, prego. No, per dire, conosco l'ingegneria sociale, so come si raggirano le persone, quali sono le tecniche. E mi sono fatto raggirare da una cosa che conosco benissimo. Quindi, qual era la differenza? La differenza è che ho commesso l'errore, ripeto, di volere troppo un oggetto. Hai smaniato, è quello, smani, se poi smanide. E questo ha compromesso gravemente le mie capacità di giudizio. Non mi era mai successo e ovviamente a questo punto credo proprio che non mi succederà mai più. Ma ho perso 800 euro, una dura lezione. Poi era anche il mio primo stipendio, quindi te lo immagini quanto ero contento. Immagino. Vabbè, ma son sicuro che è una lezione di cui non avrai più bisogno, insomma. Però sai quando ripensi la notte a tutte le cose cringe che hai fatto, no? Sì. E a volte mi capita di ripensarci e veramente stridere i denti perché quella cosa lì era talmente evitabile. Cioè che io per un po' di tempo sono rimasto scioccato quando mi sono svegliato e mi sono reso conto di tutto. E continuavo a dire, non ero io, non so come ho fatto a caderci. Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? No, la cosa che fa più ridere è che te sei andato al mare a dormire proprio svaccato, bello, pascioso. Sì, e appena mi sono riposato, il cervello ha ripreso a funzionare. Ho spalancato gli occhi per dire, oh porca! Io immagino il rallentatore di te che cammini a falcate lentissime sulla spiaggia, sollevando l'arena da tutte le parti. Guarda. Quindi purtroppo non c'è nessun finale a lieto fine, ecco, in questa storia. Finale del fino? Scrivetecelo nei commenti se siete stati truffati anche voi, come e perché. Assolutamente, infatti. Mia Cioè, come Fede pensa. Cosmi. Fede Cosmi non è mai stato truffato, ma può essere mai. Secondo me non ce la racconta giusta. Io ho troppi pochi anni per essere Vabbè, truffato. ma appunto, Cosa ancora vuoi? troppo giovane. Sì, nelle transazioni lo accompagnano i genitori. Capito. No, non sono uno scemo che compra la roba su eBay, bro. Vabbè, Scherzo. c'è modo e modo di essere truffato, voglio dire, io sono stato truffato No, ve l'ho sull'ultimo detto. online. L'ho fatto. Ora che ci penso, no, cioè. Comunque. Una volta non mi è arrivato un ordine di Amazon, però cioè, erano tipo 15 euro, niente di che. Dicevo, una truffa classica che sta riscuotendo particolare successo, che si basa più o meno sugli stessi principi per cui io sono stato fregato, è quella del, appunto, sempre social engineering, eccetera, quella dei profili, quelli dei siti Ehi. di incontri falsi. E Oddio. ci sono donne, poveracce, che hanno anche uomini, ma capita spesso alle donne. Donne sole, poveracce, che pensavano di aver trovato l'amore e si sono trovate a sborsare migliaia di euro per aiutare una persona a tornare in Italia. E poi, quindi, ragazzi, cari ascoltatori, non aiutate Paolo a tornare in Ma Italia. cosa? È un Non truffatore, in sono un sito realtà. di incontri, Bloody. Non Ma è un sito di incontri. Paolo, vorresti dire che la tua faccia non compare in tutte le copertine di Facce di Serpente? E in che modo questa cosa mi rende me personalmente Soprattutto un sito di quella incontri? dell'episodio con Andrea.
quella copertina molto compromettente. Oh buon Dio, no, infatti, mamma Madonna, cosa quello... mi hai ricordato? Devi, davvero, ci deve essere una corte di tribunale che ti giudica per quello prima o poi, eh. Comunque, ma quale, scusa? Averla... È quella, la frusciata, quale? Quella in cui... Quella... Non mi ricordo se Bloody o Andrea maneggia... L'ha fatta Bloody e sa benissimo di cosa stiamo parlando. L'ha appena mandata, infatti. Ecco. come gongola. Con quale... Buon Dio. E tra l'altro abbiamo dovuto contrattare a lungo sul farti inserire quei banner. Sì, sì. Perché era più esplicito di cosa stiamo parlando. C'è un'immagine. Ah, la copertina dell'episodio 19, andatelo a vedere. Sì, è andata a vedere la copertina dell'episodio 19 e c'è una versione non censurata, insomma, che è di facile interpretazione. Che cos'è che è stato censurato qui? Sì, il punto è che te volevi... Che faccia scriva? È fatta troppo bene, quello è il problema. Mentre si regge il cobra. Porca troia. Santo cielo. Comunque, ricordiamo che il cobra non è un serpente. Non lo è. In questo caso no. Palesemente non lo è, infatti. Comunque, io vorrei sapere... Cioè, te volevi che io pubblicassi quella non censurata? Ma che faccio? Che coraggio? Guarda che l'hai pubblicata alla fine. No. Sì, sul finale del podcast. È sul finale del podcast? Vabbè, è sul finale del podcast. Che cazzo volete? Ma era un segreto, non dovevamo dirlo. Ma tanto, no, beh, lo diciamo durante il podcast stesso, diciamo, lo metto nel finale e poi alla fine ce lo vado a mettere, infatti. Però sì, insomma. Cioè, non è porno, non è che ci siano calzi o cose del genere, ci sono semplicemente un po' sono solo dei serpenti. Sì. Ragazzi, io ho un argomento, ma mi sa che si era anche già mezzo affrontato, non lo so, è una cosa di gaming, quindi ci fa presto anche... In questo caso di gaming. Di gaming, non è la cosa più gaming che ho sentito. Esatto. Non mi rubare le frasi. Esatto. E la cosa era, che opinione avete della faccenda delle mod a pagamento? L'avevamo già parlato tempo addietro, mi sa, però la cosa è ritornata prepotentemente di attualità dal momento che, a quanto pare, la Bethesda l'ha fatto, l'ha voluto fare. Di nuovo? L'ha voluto fare e l'ha fatto. E ci ha riprovato. C'è il Bethesda Club qualcosa. E niente, a quanto pare l'hanno avuta vinta. A quanto pare questa cosa c'è e ci sarà. Quindi la mia domanda a Fede Cosmi, non partiamo da lui. Cosa ne pensi delle mod a pagamento? Secondo te è giusto che una casa... Se la mod voglio avere il servizio e la sicurezza, sì, che la mod sia valida e funzioni per bene, come deve funzionare, senza sputtanarmi il gioco. Ok, però la casa produttrice del gioco non può prendersi le responsabilità per tutte le mod. Quindi... infatti dovrebbe fare un sistema in cui quelle a pagamento sono solo mod controllate e garantite, ma esatto. È davvero mai possibile farlo? Secondo me si inizia con questa cosa, si inizia come con Steam, come quando Steam ha aperto Greenlight e faceva 2 o 3 giochi al mese, nel giro di 2 o 3 mesi ne sono diventate centinaia, tipo. Il problema è quando degenera, cioè l'idea di base è corretta, il fatto di aggiungere mod di modder, quindi esterni a pagamento. La mia idea è che dare visibilità a dei modder, a dei programmatori che hanno talento e che quindi magari possono anche acquisire un po' di luce agli occhi di gente che lavora nel settore, che magari fanno te sei quello che ha fatto questo mod qua, ma viene a fare un colloquio dalle nostre parti, quello magari è anche bello, ma lucrare in generale come posso dire... Vabbè, senza controlli su tutto. No, senza controlli no. Però con i controlli ci sta, perché comunque c'è un gran lavoro anche dietro le mod. Porca miseria se c'è un grande lavoro, ma infatti è anche giusto che il modder possa avere la possibilità di prendere 2 spicci da quello che ha fatto. Però le mod più grandi rimarranno sempre comunque dei lavori indipendenti da questo, purtroppo, secondo me. Perché si arriva a un punto...
in cui se te devi fare un overhaul completo, non è più una mod. Comunque Si sia, chiama in io. gergo total conversion. Oh, overhaul. Dito overhaul, non l'ho sentito lì. Lo so che parola è overhaul, E però in allora, gergo si cavolo, chiama dici che una cosa dice, si può dire in tutti e due quando una modi. mod è un overhaul e si chiama total conversion. Va bene, bro. Dicevo, no, vabbè, io a me non piace questa cosa, devo essere sincero. Io per me, io sono vissuto tutta la vita col fatto che le mod sono una cosa, che sono un prodotto delle persone e che magari non sono perfette, magari sono anche un po' difettose, però c'è tanto cuore nel mezzo, insomma, sono fatte da gente che ha voluto aggiungere qualcosa che secondo loro al gioco non c'era, quindi Sì, ok mettere. Paolo, però finché non ci danno il comunismo la gente deve mangiare, che buttare tempo nelle mods senza avere un minimo di. Oh, l'ha fatto fino ad oggi, perché un po' possono continuare ora. Sì, ma adesso magari con la remunerazione si impiegano più tempo e fanno mod più grandi, migliori e più ben curate. Io me lo auguro tanto tanto. È come la questione degli YouTuber. Io personalmente non capisco il fatto che se uno youtuber può essere pagato, cosa giustizia, secondo me non lo può essere anche un mod. No, assolutamente, assolutamente giusto. Anche gli youtuber lo facevano con tanto cuore prima del pagamento. Sì, vero. Però ho un po' troppa paura perché mi sembra un'area più oscura. Mi sembra un'area in cui la compagnia e il privato c'ha modi di lucrare maggiormente. Quello è l'obiettivo della compagnia. Chiaro. Ma io ti ho detto, finché queste cose non sfocia sul buttiamo tutto a pagamento così ci guadagniamo a sproposito, è corretta se la mantengono come un valorizziamo le mod migliori, valorizziamo i modder facendo di avere un guadagno, quello ci sta. Deve Infatti, nel essere senso, controllata cioè comunque. dipende appunto dalla mod. È ovvio che se mi metti una mod che magari, che ne so, tipo vabbè, piglio ad esempio una mod di Skyrim in cui aggiungeva un look più invernale e comunque sia che il tempo proprio stesso di Skyrim ti influenzava, appunto, soffrivi il freddo, dovevi mangiare, dovevi cercarti un posto dove cioè di riscaldarti e quanto. Questa ci può anche stare. Il problema viene quando magari ti fanno pagare anche solo 10 euro per una mod per mettere appunto sempre come in Skyrim i mini pony al posto dei draghi. Quello magari è più una stronzata che io, nel senso, si meriterebbe il gesto dell'ombrello. Ma cose Non del è che genere c'è. poi, nel senso, se una mod chiama in causa contenuti di altri che sono roba protetta da copyright, non penso che sia monetizzabile. Appunto. Credo. Non credo per niente. No, appunto, quello no, però nel senso, anche senza, o che ne so, tipo quelle, neanche senza scomodare altri franchise, che ne so, tipo quelle che aumentano la dimensione mammaria dei personaggi femminili. Magari quella, nel senso, Non credo la sinceramente. metteranno. No, ma no, ma non dico che la mettono, Sì, però secondo me sicuro che bisogna c'è. cercare di dare un po' il giusto peso, perché, nel Ecco, senso. questa è controllata come situazione. Bisogna Appunto. vedere chi è che controlla quelli che controllano, non per citare per forza Watchmen, ma Watch ecco. perché una volta che loro stessi si sono fatti le loro stesse regole, possono cambiarle quanto gli pare e piace. Sì, ma loro comunque hanno una credibilità da mantenere anche in questo. Pubblicamente. Sì, e se decido di mandare a puttane la credibilità, affari loro, guadagneranno No, di no, più. no, no, sto dicendo che è più difficile. Cioè, cioè, è la tua parola contro la loro, pubblicamente. Sì, ma è la loro compagnia. Appunto. Quindi ci sarà sempre chi lo sostiene. Se pensi che voglio dire, quando c'è stata la famosa cosa di PewDiePie che ha detto Nigger e quelli di Firewatch sono andati là e hanno fatto i copyright claim, l'hanno preso nel culo loro. Ma Sì. preso nel culo quelli di Firewatch, perché c'è molta più gente che segue PewDiePie che non quelle che gioca a Firewatch. Questa cosa è inconcepibile, però l'hanno riempiti di merda.
vabbè. Lodi? Anzi, no, scusami. Te decidi a chi va la domanda. Chi? Te, Fede. Ah, è vero che funziona così. Brody. Che papà. Era giusto, no? No, allora, ragazzi, avete sollevato molti punti interessanti sicuramente. Io la voglio vedere da un'altra prospettiva ancora leggermente. Faccia di serpente. Sei serpente, scusa, sto facendo apposta, dai. Dai. E cioè questa, allora, come modello di business, funziona o non funziona? Beh, se ci hanno provato e gli sta tanto a cuore, vuol dire che funziona, ok? Però qual è l'andamento che sto vedendo sempre di più in questo senso? È che le software house vogliono pagare sempre di meno i collaboratori. O comunque vogliono trovare dei metodi comodi, molto comodi, per fare il minimo sforzo per avere il massimo profitto. Mm. Vogliamo un altro esempio? Pensiamo a Dota o a Counter-Strike Global Offensive, dove le armi, le skin delle armi per quanto riguarda Counter-Strike e le skin dei personaggi per quanto riguarda Dota sono in gran parte realizzati da altre persone, da esterni, da modder, si potrebbero assimilare ai modder perché alla fine sono semplicemente dei creatori di contenuti. Questo nuovo termine che da qualche anno a questa parte ha preso piede. Chi è un creatore di contenuti? È qualcuno che prende un gioco e crea dei contenuti che ruotano intorno a quel gioco lì. E l'idea geniale, è partita probabilmente da Valve, è: ok, siete così bravi a creare questi contenuti, vendiamoli. Valve vendiamoli... è stata la prima a non saperla gestire questa cosa. Come non saperla gestire? E come se la saputa gestire? No, quando sono venuti quanti fuori soldi fa con lascia perdere, quello lo sappiamo in due. Quello che sto dicendo io è che quando venne fuori il discorso delle mod a pagamento su Steam è durato 2 giorni. Perché la comunità di Steam si è ribellata. Evidentemente la comunità della Bethesda in sé non ha fatto la voce abbastanza grossa. Sono le stesse persone, semplicemente la Bethesda è tanto che insiste, ma la gente si è rotta il cazzo. Steam quando l'ha fatto di punto in bianco e le regole che ha messo in mezzo non gli sono piaciute alla gente perché erano troppo restrittive. Non è vero, sono probabilmente le stesse regole che ci sono adesso per le mod a pagamento di Bethesda. Forse era troppo presto. Ma non era troppo presto, alla fine quando è stato? 2 anni fa? Tipo? No. Non era troppo presto. Fidati, il modello di business dei contenuti creati dagli utenti che vengono venduti funziona e funziona benissimo. Se non sbaglio, il Valve per ogni arma virtuale che viene acquistata ci guadagna qualcosa come 75%. E il restante 25% va al creatore di contenuti. Una cifra irrisoria, veramente irrisoria. Probabilmente anche di più ci guadagna, però mi pare 75%. E per nulla, alla fine per quale motivo? Perché sfruttano la loro idea. Quindi è giusta questa cosa? È giusto che un'azienda sfrutti delle persone? Perché io ti ricordo, Paolo, io ho iniziato con Valve. Valve sfruttava i traduttori per fare a gratis quello che dei traduttori pagati avrebbero dovuto fare. È giusto che un'azienda sfrutti delle persone a scopo di lucro? Certo che no. E questo però, è tutto. Questo non esclude il fatto che l'idea delle mod a pagamento possa essere una buona idea. Può essere una buona idea, può essere una cattiva idea, ma qual è? Bisogna pensare a qual è lo scopo di questa azienda. Non è quello di rendere più fruibile le mod. E più conosciute le mod. No, è ovvio che altrimenti facevi semplicemente un workshop. È per lucrarci. Di conseguenza, se ci vuoi lucrare, avrai interesse a far passare più roba possibile. Per vendere più roba possibile. E quindi, secondo te, i controlli, le certificazioni, diciamo, delle mod avverranno veramente? Il tuo ragionamento lo capisco, però questo lo potresti applicare letteralmente a ogni cosa. Se ragioni, lo fa per lucrare, tutte le aziende lo fanno per lucrare.
naturalmente fanno tutto per lucrare. Naturalmente anche il gioco in sé è fatto per lucrare. Certo, certo, ma non è per lucrare, è fatto per guadagnare. Lucrare e guadagnare sono due concetti diversi. Uno è sto ovviamente sfruttando un prodotto che ho realizzato e lo voglio vendere. E un altro è sto sfruttando il prodotto altrui per venderlo prendendomi io il merito. Ma io non credo che mettano mod a pagamento senza contattare i mod. No, certo che li contattano, è certo che li pagheranno una miseria, ma li pagheranno. Ma è sfruttare. Perché... Ma non è detto che li paghino una miseria. Fidati, conviene... Cioè, nel caso di Valve persone... sì, nel caso di Bethesda non sappiamo, magari fanno anche un accordo equo. Quale sarebbe per te un accordo equo? Perché, sentiamo, perché secondo me nessun accordo è equo in quel caso. Cioè io preferisco che i modder distribuiscano gratuitamente la propria creazione e che mettano sulla pagina di presentazione della creazione: se volete donare, questo è il mio indirizzo di PayPal. Questo è perfettamente legittimo e rimanda comunque alla vecchia... No, mi sono abbassato il volume da solo, certo, tirando giù lo slider. Stavo giocherellando con lo slider della console, l'ho tirato giù. Rimanda ai concetti della vecchia comunità di modder, dove la gente creava per il gusto e il piacere di fare. E chi voleva donare era semplicemente per dire: sto apprezzando quello che stai facendo. Chiaro, ma nel senso, un sistema del genere non può includere, come già in parte faceva Steam, un sistema a donazione libera? Ma non era a donazione libera. C'era chi poteva mettere, cioè nel senso, se le fai una donazione, anche un centesimo volendo, però falla. Ma infatti quella di Steam, diciamo, non è tanto di... appunto quando dico che non è tanto diversa da quella di che vuole Bethesda, è quello, cioè... Penso che ci siano quelle gratuite con la donazione libera e quelle a pagamento e basta. In tal caso sì, io... No, io sono contrario. No, aspetta. Prego. Quindi io sono contrario alle mod a pagamento. Io non voglio che il modder sia un lavoro. La mod deve nascere per passione, quindi deve essere un prodotto che nasce per passione. Non vorrei che il workshop si popolasse appunto di mod fatte per tirare su Vaini, per dirlo papale papale. E poi magari sto pensando, diciamo, al caso più catastrofico, ma abbiamo visto che se c'è una cosa che può essere sfruttata, viene sfruttata di solito. Pensiamo a Steam Greenlight di cui si parlava prima. Vabbè, sì, chiaro. Magari sono catastrofista io, preferirei che si mantenesse il modello, quello della donazione libera. Mod deve partire da un hobby, poi chi sono io in realtà per dire quello che deve fare la gente? È non chiaro, pensi che ci sia anche un po' un discorso nostalgico all'interno di questa tua opinione? Sicuramente so che c'è nel mio. Io sono stato un modder, ok? Io ho lavorato per anni a una mod di Half-Life 2 che si chiamava Software Source. Era un videogioco su Software, ovviamente. E pur con i pochissimi mezzi a mia disposizione, non sapevo modellare, ho imparato a programmare praticamente in C++ direttamente sul motore Source, che vuol dire, ok, hai 3 anni e devi andare sul triciclo. Ti faccio entrare in officina e ti faccio smontare un motore. È la stessa cosa, più o Vabbè, meno. Fede Cosmi saprebbe farlo. No. Proprio, vabbè. Il cantore. Non dire Fandonia, che poi la gente chiede aiuto. No. Vicino Fede Cosmi. Io non esisto. Ok. Quindi io sono... un modder, quindi posso parlare, diciamo, dal punto di vista del modder. Non mi sarei mai sognato di far pagare soldi per la mia mod. Quello che avrei voluto, sì, sicuramente, è che si diffondesse il più possibile, che tante persone potessero apprezzare e godere del frutto del mio lavoro, che era un lavoro che avevo fatto per passione, non come lavoro perché mi aspettavo dei soldi in cambio. Però se qualcuno volesse farlo perché invece ci vuole prendere dei soldi,
è sbagliato che non abbia la possibilità di farlo semplicemente perché non c'era questa, no, possibilità, io ovviamente, ai tuoi tempi. Lo sai, io ovviamente penso che ognuno può fare proprio quello che gli pare, ecco. Nel senso, poi se alla fine io non te lo compro, ma ci sarà qualcuno che te lo comprerà, ecco. È che secondo me non rispetta lo spirito del mod. Cioè, se vuoi fare un lavoro di quel tipo lì, fai lo sviluppatore. Io ci vedo un binomio con la storia di YouTube. Cioè che all'inizio era, si fa solo i video per passione, che quindi la prima vecchia guardia, come dire, non sarebbe mai aspettato che potesse diventare un lavoro o un guadagno, e poi si è andato a evolversi la situazione. Io rimango ancora però della vecchia guardia, cioè nel senso... Sì, lo so. Tutte le mega sponsorizzazioni e i video che vengono realizzati con l'intento appunto di guadagnarci il più possibile soldi non hanno spirito. Io preferisco contenuti fatti perché si vogliono divulgare questi contenuti e per nessun altro motivo. Ma magari c'è chi la pensa diversamente da me, questo non lo rende una persona migliore o peggiore di me, semplicemente... Rispetto a un video su YouTube, secondo me è molto più complessa da fare, quindi anche quel fatto di lo faccio solo per guadagnarci si limiterebbe, secondo me. Cioè il fatto di arrivo, la faccio giusto per... Arriva gente a casa e si mette a fare mod per guadagnarsi, secondo me si limiterebbe. Dipende da che mod è, può essere anche semplice una mod... Che però può costare anche una discreta quantità di soldi. Infatti, Casinto non te la compra. Non è detto. Se è una mod che diventa meme o se è abbastanza stupida, comunque una di quelle che può diventare virali, allora magari te la compra anche se la qualità non è tanto alta. Non è detto che diciamo, sia proporzionale all'impegno che ci metti nel realizzarla. Vero. Però lì dopo. Il problema della gente. Il problema è sempre di chi ti la compra. Cioè, esatto. Finché ci sarà un mercato, è chiaro che finché c'è una domanda c'è anche un'offerta, ecco. Se nessuno comprasse, fosse disposto a comprare mod, quella cosa lì verrebbe accantonata dopo poco. Però l'abbiamo visto con Steam, ora ci stanno riprovando quelli della Bethesda, perché la prima volta non gli era bastata. Ma noi volevamo i soldi! E non allora... Posso essere applicato lo stesso discorso della colpa della gente anche ai download di mod gratuite? Non ho capito. Alle mod gratuite. Cioè, una mod magari stupida che va, non so, nelle tendenze delle mod di Workshop, tra virgolette. Mentre una mod magari fatta meglio, ma passa in sordina. E quindi? Dico, è applicabile anche con i download delle mod gratuite, non è il fatto che sia a pagamento. Che cambia il discorso. Vabbè, ma noi stavamo parlando delle mod a pagamento, se è giusto sì, no, che siano a pagamento. No, dico, però questo punto non viene stravolto più di tanto dal fatto che sia a pagamento o gratuito. No, ma però non capisco dove vuoi arrivare con questo discorso. Certo, è chiaro che non è giusto, che tra virgolette giusto, che una mod realizzata col minimo impegno abbia il massimo del successo. No, dico, però cioè, questa cosa non è per forza legata al fatto che essendo a pagamento arrivi gente e faccia mod a caso. Ecco, il discorso è questo. La mia paura era semplicemente che si riempisse il workshop di queste cose, cioè fatte con il minimo di impegno per ottenere il massimo del profitto. Era quello il discorso, il pericolo, tra virgolette, di creare un workshop con delle mod a pagamento. Ed è lì che ci vuole una regolamentazione completa e che abbia le palle. Purtroppo la regolamentazione arriva proprio dagli stessi che ci guadagnano di più da questa transazione. Sì, quello è il discorso. Più che altro, come fai a regolamentare una cosa del genere? No mod stupide metti nel regolamento. Ma infatti non verrà fatta, è quello il discorso. Proprio perché non è applicabile una regolamentazione del... Cioè, su cosa, perché è una cosa di gusti, questo. Guarda, ma io voglio sentire il Luba, perché è mezz'ora in mugola, poverina, ne vuole di 3.000, io a questo punto se le scorda poi se gliele fai accumulare tutte, cioè nel senso, Luba, esprimiti.
Sinceramente non sono d'accordo con Blodi, nel senso io capisco il suo punto di vista, ma non sono d'accordo. Comunque, al di là di tutto, fare mod secondo me è un lavoro nel senso creativo. Comunque, tu vuoi aggiungere quel qualcosa che il gioco non ha, nel senso comunque sia ci metti impegno e se ad esempio vuoi fare qualcosa che ti piace, magari anche racimolarci qualche soldino. Non vedo, nel senso, non penso che questo ti faccia una persona senza cuore. Non, nel senso, ok, magari la mod fatta senza per forza aspettarsi qualcosa di soldi, magari è più romanticamente fatta con più lo spirito di voler vedere gli altri sorridere e gioire di una mod. Vabbè, era per quello che dicevo, non ci vedevo nulla di male al pulsantino quello della donazione. No, ma appunto, però nel senso anche se, cioè, il problema è che purtroppo, appunto, non esiste una regolamentazione, non so parlare, per la maggior parte di lavori, appunto, creativi, perché molte volte si va di freelance e appunto. Io lo vedo soprattutto nel mondo del disegno. C'è magari gente che proprio disegna come bambini di 6 anni, ma si fanno pagare per le robe che fanno. E probabilmente questa cosa qua si può anche applicare alle mod. Chi mi dice effettivamente che, cioè, nel senso, io già trovo stupido appunto pagare una mod. Che appunto, che ne so, ti fa il personaggio figo con la ottava di tette e il culo Esatto. enorme. Però magari un'altra persona invece dà un altro valore. Poi comunque sia appunto ci sarebbe poi la questione come si può dire, dell'espressione, insomma. Perché in questo modo se te regolamenti vuol dire che limiti l'espressione artistica, tra molte virgolette, in alcuni casi. Della persona. Secondo me ci dovrebbe essere la regolamentazione se queste mod vanno a anche qua, tra virgolette, a far del male. Che ne so, fai una mod che istiga il razzismo, fai una mod che boh, Puoi appunto mettere dei fa cose del palettiezzi. genere. Dei paletti, ecco, queste cose qua che effettivamente, nel senso, se si limitano è meglio. Quello credo che ci sia. Cioè, almeno per quanto riguarda lo Steam Workshop, non puoi pubblicare niente di Sì, simile. appunto. Però non lo so, io già non le andrei a comprare perché, ripeto, sono una che tipo, io ad esempio sul sito Nexus ci ho fatto la casa, le radici ormai, da Mamma quante mia. robe che ho scaricato, anche solo ad esempio con Dragon Age, con Fallout e con altre cose, Ma figurati. io 500 ore di Fallout New Vegas, 250 erano per il Nexus e per le mod. Ma appunto, ma anche solo ad esempio in The Sims, figurati, io passo più tempo a scaricare mod per quel gioco che a giocarci. Quindi, boh. Quello è un problema. Sia mio che tuo e lo sappiamo, Luca, che io letteralmente passavo le nottate a configurare le mod per giocarci 10 minuti, però finché non ero che tutto funzionava alla perfezione, non andavo a letto, ma Che poi tra l'altro mi è venuto in mente adesso parlando di The Sims. In The Sims esiste già la questione di mod a pagamento. In alcuni da anni. siti ci sono, che ne so, magari non le singole mod, ma ad esempio tipo degli abbonamenti. Te ti abboni e sai che sei tipo un VIP, tra virgolette, quindi magari ti becchi le mod più belle. Le stronzate, se vuoi, le casette più fighe, i vestitini più carini e queste cose qua. Correggimi se sbaglio, ma mi pare che con The Sims 2 fosse libera la cosa delle mod e dello scaricare prodotti, eccetera. Invece con The Sims 3 dovevi fare dei magheggi strani, dovevi passare dall'updater. No, Sì, no, neanche. Cioè, alcune, mi pare, ci che sono due alcune le tipi di file, dovevi. ci Sì. sono. Ma la domanda è comunque sì, è ancora possibile, legalmente possibile fare mod gratuite per Sì, Sims 3? ma C'è una sì. comunità No, no. immensa di The Sims 3.
No, Madonna, ma sì. Delle mode veramente favolose. No, e ma... voglio sì, citarne un paio. Una aggiunge degli slider, diciamo, per modificare alcune aree del corpo che non erano normalmente modificabili. E un'altra invece permette di fare sesso su altre superfici, oltre che il letto. Madonna, sì. E appunto... mode grafiche che aggiungevano cose parti del corpo. Non c'erano, non c'erano neanche gli slider, erano proprio mod a parte, erano sì. Se no, beh, io penso la mod più scariata sia quella che rimuove la pixelatura, però se te rimuovi la pixelatura sotto non c'hanno gli organi, no? Ovviamente le Barbie sono... ci sono delle mod che sono meravigliose e funzionano veramente bene, che tra l'altro si integrano perfettamente con le altre mod, per cui aggiungono i peni ai maschi, no? Ma anche i capezzoli alle femmine, cioè. Sì, ma aggiungono i peni ai maschi, e quando te usi le mod quelle per fare sesso, il pene da flaccido diventa... Addirittura! Addirittura! Che classe! Porca, ma vedi proprio le cose, l'inter... Capisci? Cioè, e questo è fatto proprio con cuore, perché... Gli vuoi bene la comunità se regali una cosa del genere alla comunità? Se regali penny alla comunità vuol dire che gli sì, vuoi bene. Sì, regalare penny è la cosa più... È un atto d'amore. Sì, è un atto di generosità. Ecco, scrivilo nella copertina. Regalare penny è un atto di generosità. È bello, eh. Ok, lo scrivo. Ragazzi, si fa un giro del gioino e poi si chiude, che sì, siamo a due ore. Sì, va bene. Vai a recuperare il link, allora. Chi? Te, Bloody, te. Ok, no, posso recuperare anche io. Either si chiama... No, non è Either, è... Push the button. Push the button. Mi parte la canzone, una canzone delle Sugar Babes del 2005, ma... What? What? Ci devi dire qualcosa, Paolo? No, Google mi deve dire qualcosa. Of course, mon frère. Eccolo. I should play with you now that I've arrived. Ma lei era tutto trafelato durante l'inseguimento, adesso è tranquillo. Oui. I managed to lose him. Ok. Poi magari un giorno scoprirà anche perché, eh. And so I shall play with you guys tonight, mon frère. Ah sì, molto bene, molto bene. Allora, va bene. Io ne ho una bellissima. Allora attaccate, vai. Ottieni il completo controllo di una country, paese, giusto? Sì. O stato. Vabbè, sì. È a tua scelta, ma diventi autistico. Ma... Ok. No. Io no. No, sinceramente no. Cioè, il best comment è already autistic, lol. No. Il 58% ha detto che non lo farebbe. No. Però il 42% ha detto di sì. Vabbè. 2% sono persone di merda. Bimbi? Bloody? I'm already autistic, mon frère, so that doesn't count. E quello va bene, ma la sua controparte? Dai! Madonna. Va bene, Liuba? No. Ok. No, proprio no. Ok. No, comunque nemmeno io. Allora, questa è veramente totale, quindi ve la voglio fare. Allora, la vostra conoscenza, la vostra, oddio, mi manca, no anima, consciousness, com'è? Coscienza, conoscenza. La vostra coscienza viene trasferita all'interno di una rete di intelligenze artificiali, praticamente trasformandovi in un dio, ma siete costretti a... andare in avanti, cioè a continuare a esistere fino alla fine dell'universo, nel senso che rimarrete alla fine a essere l'ultima creatura pensante nell'esistenza. Assolutamente sì.
Giusa. Ma assolutamente sì. Ma... Però, te ci scherzi, ma io in un futuro, semmai quando sarò vecchia, io lo metto nel testamento. Invece di morire voglio che la mia coscienza venga trasferita nello cyberspazio. Ma per farlo ti devi tipo congelare o qualcosa del genere da viva, perché se sei morta, ciao. Sti cazzi, voglio dire. Ah, quindi tipo verso l'ottantina prendi. Fai... Non credo che il problema ci sia. Io confido nel futuro. No, penso a dormire nel frigo. Esatto. Ho detto così, esatto. Quindi verso l'ottantina te prendi, fai un giro verso piazza della criogenetica e non ti rivediamo più. Vabbè, ma contando come sto andando, io direi anche verso i 45. Ok, Fede? Io stavo pensando, se sono un'entità iper, tipo, no, tutta figa, no? È un super computer. Mm. Posso crearmi delle intelligenze artificiali per farmi compagnia, quindi sì. Puoi farle, ma saranno un prodotto di ciò che hai fatto te, quindi non saranno altre creature, per carità. Sì, ma... Saranno perfette perché le ho create io. Apposta per me. Fede e la sua intelligenza artificiale. Per quanto l'intelligenza artificiale è fatta apposta per Fede. Per carità, poi magari potresti rispondere alle domande invece che fa quello che deve fregare sempre, no? Ma no, allora sto dicendo che... No, sto dicendo sì e sto cercando di giustificare il fatto che non sono un completo sociale. pardon. E Obladi? No, a questa voglio rispondere io, se non ti dispiace, Bladì. Of course, go on without me, je suis Bladì. Va bene, grazie. Non sa cosa dire, è drammatico, prego. Non c'era bisogno di... non c'era veramente bisogno. No. Don't you worry, mon frère, don't you worry. Yeah. No, questa è interessante perché pone un quesito... filosofico prima di tutto, cioè la tua coscienza viene trasferita in un supercomputer e pone il classico quesito filosofico del teletrasporto ed è il seguente: che cos'è che definisce noi? Perché allora, se io ho due navi, ok, non so benissimo dove vuoi andare a parare, se uno sarebbe distrutto e l'altro ricreato, ma non sei te, ok. E tranquillo, qua in mezzo anche Luba ha guardato abbastanza Star Trek da essere familiare con questo dubbio. E tra l'altro lo solleva, sì, anche Big Bang Theory. E... Lo voglio dire per gli ascoltatori, no? Certo. Se io ho due navi, la nave A e la nave B, e inizio a prendo un chiodo della nave B e lo metto nella nave A, e un chiodo della nave A e lo metto nella nave B, la nave A rimane la nave A. La nave B rimane la nave B, ma se inizio a prendere i pezzi e a spostarli sempre di più, quando è che la nave A si dice non essere più la nave A e diventa la nave B? In quale momento? Cioè, la mia coscienza, quando viene trasferita, rimango io oppure è solo una copia di me? Perché se l'idea è, vuoi che una copia di te rimanga da sola per sempre nel computer, io dico chi se ne frega, è una copia di me, può fare quello che gli pare, ma non sono io. Il problema è che noi non siamo noi letteralmente, nemmeno nella vita reale, cioè le nostre cellule sono fatte da atomi che vengono continuamente rimpiazzati, sì, nel giro di 7 anni, però sì, circa, in base alle varie statistiche, ecco. Quindi Noi siamo noi, ma siamo fatti sempre di cose diverse. Allora che cos'è che definisce noi? Il fatto che la mia mente ha memoria di cose che ho passato e che ho vissuto. Ma se io creo una persona uguale a te che ha la stessa memoria... I tuoi ricordi non sono genuini perché non li ha passati, lui, vissuti. E chi te lo dice che tu non sia la copia e lui quello autentico? Perché fino a prova contraria nella realtà queste cose non esistono ancora. Poi, non lo so, Bloody, si potrebbe andare avanti per altre 3 ore su questa cosa, letteralmente. Sì, no, ma infatti cerchiamo di tagliare corto. Io dico che trasferire noi è come copiarci, e quindi di conseguenza la risposta è chi se ne frega. Non ha alcuna influenza su di me. Andiamo avanti. No, ma non ho capito se è favorevole o contrario.
Nessuna delle due, mi astengo perché non ha alcuna influenza su di me. Ho capito, però te devi decidere se premere o no il bottone. Vedi, il problema è che non esiste una terza opzione tra il falso e il vero. Brody, a sto punto, se per te è indifferente, tanto vale buttarcela la tua copia nel server, no? Ce la butto, chi se ne frega, al limite. Ok. Al limite scopre la cura per il cancro. Sì, infatti, visto mai. Facciamo leggerne una anche a Obladi. Facciamo, sì, no, ma facciamo che finiscano di rispondere anche quell'altri. Ah, non hanno finito, ok. Abbiamo risposto. Avete risposto tutti? Sì. Ah, sì, allora mancava Obladi. So, this is the question I've been asked. Will you push the button? Sì, no, Obladi, non funziona così. Devi leggere le alternative. Oh, mon Dieu, sorry. So, your fridge is always full of awesome food, but it's vegetarian. Basta. Sì. Sì. Boh, se non ho limitazioni, nel senso che, cioè, un conto è se devo essere obbligato a mangiare solo quello, se no. Poi se da un'altra parte. Non ho problemi. Sì, senso, se da un'altra parte posso avere. Di verdura, ma. Poi sì, accanto c'ho il frigo con tutta la carne comprata e va bene. No, sta, più che altro sì. È che awesome food, quindi io mi immagino i piatti di verdure già pronti, tutti belli. Sì, sì. Sì, la verdura di lusso proprio. L'ha già pulita, sì. Già sbucciata e tutto quanto. Anch'io vivo per la carne, però ecco, posso mangiarla anche quando non è nel mio frigo, ecco. Vedo che entro nelle case altrui, scusate, sono passato un attimo a mangiare una bistecca. Sì, lo fa sempre per una volta a settimana. Quindi premiamo tutti il pulsante. Assolutamente sì, non mi sembra che la restrizione sia troppo proibitiva. 58%. Contro il 42 che non lo premerebbe. Forse hanno inteso che non possono mangiare altro. Io non ho detto quella della mia, e quella della mia l'accettavano il 55% di essere l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Ah, sì. E l'abbiamo fatta tutti, no? No. Io? Vediamo un po'. Allora, la mia dice: puoi volare, ma devi sacrificare le tue braccia e rimpiazzarle con le ali con cui volerai. Pazienza. Sì? Non hai le mani, non hai... No, ho detto, dico, pazienza, non si vola. Allora. Ah, non si vola, no, come fai? No. Dipende, però, nel senso, se magari mi chiedessero il tipo di ali, potrei dire tipo le ali di un pipistrello. Sì, ho capito, però devi vivere in questo mondo, in questa realtà, in questa società, come fai? Sei figata. No, saresti costretto a vivere come una persona con degli handicap, Liuba. No, capace, sì, quando io ad esempio non avrei problema di barriere architettoniche, volo direttamente proprio. Assolutamente. Però poi scusa Blodi, appena arrivi al chiuso devi pigliare e vola via. Sì, e poi appena arrivi al chiuso e devi premere il tasto dell'ascensore, sei completamente in balia volo, ma bisogna ma perché appunto ho capito, voli, ma non è che puoi entrare dalla finestra la gente. Sotto la finestra, sei buongiorno chi è il Liuba? Ma entro direttamente, sei tipo per i piedi, no, soldatino, ma così. Quando piove, ecco, quando piove è un problema perché non puoi sbattere le ali e portare l'ombrello contemporaneamente. Come cazzo fai? Vabbè, ma non volo. Io ho la risposta. Non volo se devo volare. Non volo se piove. Però non puoi premere nemmeno il pulsante dell'ascensore. Vabbè, non vado ai piani alti quando piove. Non puoi premere il bottone, quindi niente. Cazzo. Ripeto, dipende dal tipo di ala. No, intende questo bottone. Appunto, dipende dal tipo di ala. Se ovvio che se ho tipo le alette dei pipistrelli, ce l'hanno le ditine. Quindi voglio dire, oddio, non penso che siano. Bello, però. Penso che siano agevoli tipo per giocare a carte, però insomma. Vabbè, io vorrei dire che volare è allettante, ma la masturbazione di più.
E questo io su, guarda, direi che guarda, su questa la chiuderei. Guarda, perché voglio che questa frase ti rappresenti a imperitura memoria, Fede. Scrivetelo sulla mia tomba. Va benissimo. Guarda, io finirei proprio la serie di facce di serpente su questa frase. E finirei proprio la vita. Dai, ragazzuole, facciamo dei salutoni di quelli belli, di quelli... Ciaone! Ciao! Au revoir, mon frère! Arrivederla. È stato un piacere averla. E... grazie Vlodi, grazie Fede, grazie Liuba, grazie me stesso e Andrea, grazie vuoi al fare... cazzo. Grazie al cazzo, soprattutto quello che è tanto amico di Wilwush. Quello disegnato nella cosa della Pemaia. Quello disegnato nella cosa della Pemaia, assolutamente. Proprio quel cazzo, il cazzo fatto apposta per la Pemaia, il cazzo della Pemaia. La Pemaia è il suo cazzo, sì. Yeah. Andrea, vuoi fare un saluto? Ciao.